Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale? Potreste chiedermi. Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me, mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Prima di iniziare, un piccolo messaggio per chi già mi conosceva e mi aveva data per dispersa. Se invece siete qui per la prima volta, vi metto il minutaggio dove inizia il video, non c'è bisogno che mi ascoltate. Anche perché avrete tempo per farvi annoiare da me, quindi andate pure. Per chi è rimasto, come state ragazzi? Mi siete mancati un sacco. Scusate l'assenza, sono veramente mortificata. Ma diciamo che è stata una metà d'anno dura. Tra lo studio, l'impresa di capire se potevo trovare un visto e poi capire che questo visto si poteva fare, ma poi dopo tutta l'odissea per cercare di capire quali documenti mandare, ci si metteva pure che ogni tentativo che facevo di registrare faceva proprio trapelare la mia allegria e leggerezza che ho vissuto in questa metà anno. E io però voglio essere allegra quando siamo qua, cioè siamo qua per divertirci, no? Siamo qui per sbroccare insieme. Quindi non mi va di darvi un video, di farvi vedere un video dove effettivamente non sono al 100% o magari anche all'80%, però almeno dove non si vede nella mia faccia, oh mio Dio, paura, oh mio Dio, paura. E quindi ho deciso che, siccome appunto voglio regalarvi dei video di un certo livello, o almeno per il mio standard, ho deciso di staccarmi un attimo, di riprendermi, di far passare il periodo casino e cercare appunto di ritornare più allegra e più sbroccata di prima. In più, vi rendo partecipi insomma di ciò che mi succede nella vita. Il mio telefono è impazzito, come potete vedere. Il mio computer vive solo se è attaccato a una presa, quindi io fuori da casa non posso fare niente. E su questo bellissimo Cimelio non riesco a installare Sony Vegas, quindi non ci posso lavorare praticamente. E il computer di mia sorella è in queste condizioni, cioè praticamente non si accende più lo schermo. Ma fortunatamente non devi accendere lo schermo se hai un proiettore. Esattamente, ragazzi. Quindi io adesso edito in questo modo. Mi sento molto Tony Stark, devo dire, però devo aspettare che cali la notte solitaria, per editare i video perché non ho le tende e quindi no, non vedo, se no. Perciò, ecco, niente, confido che questo 2024 vada meglio. Dunque, quindi, grazie a chiunque ha deciso di tornare e passare con me queste ore, che ancora non so quante saranno, ma vediamo. Perciò, ora, senza più indugio, cominciamo. E siamo di nuovo qui con un nuovissimo episodio dell'amatissima rubrica Perché odio, rubrica creata per far conoscere i bellissimi personaggi di George Martin, così come sono stati creati per il libro, e metterli a confronto con la versione banalizzata, cambiata e devastata che è stata fatta di essi nello show. Il personaggio di cui andiamo a parlare oggi, di cui già sapete perché avete visto insomma la copertina, però il personaggio di cui andiamo a parlare oggi, quando tempo fa feci il sondaggio per sapere quali personaggi di cui vogliamo discutere per la rubrica Perché odio, è stato uno dei personaggi che comunque mi è stato più richiesto. E inoltre questo personaggio fu la prima richiesta che mi fece mia sorella, quindi ringrazio Silvia e tutti coloro che hanno richiesto di parlare insieme di Loras Tyrell. Penso di poter parlare a nome di tutti coloro che hanno letto il libro quando dico che qualsiasi cosa avessero intenzione di mostrare nella serie, che va in giro dicendo che è Loras Tyrell, non è Loras Tyrell. Per chiunque abbia visto solo lo show, mi dispiace dirvi che voi Loras non lo avete mai conosciuto. Ma io sono qui per farvelo conoscere il mio mestiere, quindi mettetevi comodi che vi spiegherò intanto la sua caratterizzazione e soprattutto che cosa va a fare all'interno dei libri. E alla fine del video mi direte se
se effettivamente noi lettori del libro siamo pignoli, come ci è stato detto tante volte, o se effettivamente abbiamo una ragione per essere avvelenati proprio nello spirito, nell'animo, ormai nelle vene non c'è più il sangue, c'è il veleno. Quindi, vediamo che cosa sappiamo di lui nella serie. Allora, Loras Tyrell è il figlio di Lord Mace Tyrell e erede di Alto Giardino. Quindi, siccome è ricco da far schifo, è l'erede dell'Alto Piano, che poi in realtà nella serie non è che voglia significare tanto, non credo neanche che l'abbiano mai detto effettivamente. E poi soprattutto fa figo dire che è l'erede, perché se non sei erede non sei nessuno, proprio facciamocene una ragione. È considerato lo scapolone di Westeros. E sappiamo che alle ragazzine prende una sincope ogni volta che lo vedono, come accade a Sansa, e sappiamo anche che ha battuto Jaime durante il torneo, lo sappiamo grazie alla situazione quella del pugnale che involve Bran, Catelyn, Dito Corto, Varys. Ma sicuramente sappiamo che la sua attività preferita è quella di depilare il partner, questo l'abbiamo visto ampiamente nell'episodio dedicato a Rally Baratheon, che se volete ve lo potete recuperare, vi metto qua sopra il link. E proprio parlando di Rally, sappiamo, e non solo noi, ma tutta Westeros, cioè tutta Westeros lo sa, appunto Loras è l'amante di Rally Baratheon. E questo è tutto quello che nello show sappiamo di Loras. Durante le mie ricerche mi sono molto divertita sulla pagina ufficiale di Loras, della serie, dove vengono date notizie di Loras che io non ho memoria vengano mai dette all'interno di uno degli episodi delle 8 stagioni. Tipo chi è sua madre o che ruolo hanno i Tyrell a Westeros. Vi prego, mettete pausa per commentare la risposta di queste due domande, però solo con le informazioni della serie. Ditemi se sapete la risposta. Ora che avete fatto, vi rispondo io. Ecco a voi Loras Tyrell, Ser Loras Tyrell, conosciuto anche con il nome di The Knight of Flowers, in italiano il Cavaliere di Fiori, ed è noto anche per essere uno dei più bravi combattenti e giostrieri di Westeros, oltre che bello come se fosse uscito da una fiaba. Loras nasce nel 282, non è dopo Cristo, ma è dopo la conquista, e nasce ovviamente a Highgarden, Alto Giardino nella versione italiana. Suo padre è Lord Mace, lo chiameremo Mace Tyrell, Lord Paramount dell'Alto Piano. In realtà non so la traduzione di Lord Paramount, ma praticamente vuol dire che tra tutti i Lord che ci sono nell'Alto Piano, lui è quello più importante. Oltre ad avere il titolo, ovviamente non solo lui, ma tutti i Tyrell che si sono succeduti dopo la conquista, di protettore del Nord. Il protettore dell'Alto Piano. Il protettore dell'Alto Piano praticamente è la stessa cosa che fanno gli Stark al nord, quindi appunto è il lord principale ed è anche colui appunto che amministra il paese, diciamo. Sua moglie è Alery Hightower. Un saluto agli Hightower che in Game of Thrones non sono neanche stati nominati. Alery, pensate un po', è ancora viva. Eh sì. E che cosa ne è stato di lei nella serie? Guarda, in realtà anche Mace se lo sta chiedendo. Leggenda narra che è pronto a pagare una lauda ricompensa per chiunque sappia dove sia finita. Ora, Loras è il terzo figlio di questa coppia. Loras, l'erede di prima, nel libro non è l'erede manco per niente, perché è il terzo figlio di Mace e Alery. Infatti Loras ha due fratelli maggiori, Willas e Garland, e una sorella minore, quale famosissima Margaery Tyrell. Allora, Loras, quello che sappiamo di Loras della sua gioventù è che fu mandato come scudiero a Capotempesta, e in quel momento lì il Lord era Rally Baratheon. E qui i due prima diventano amici e poi diventano amanti. Sicuramente qui Loras impara ed affina le sue tecniche di combattimento. Gli scudieri infatti servono il lord di un castello
e lì studiano e si allenano. Sono lì per servire il loro signore, quindi il Lord, e lo aiutano a prepararsi. Ma non fanno solo questo. Durante i tornei gli forniscono le spade nuove o le lance. Se c'è invece una guerra, li affiancano in battaglia. Nella vita di tutti i giorni si occupano anche di smistare la posta, le lettere che arrivano al Lord, e si occupano anche dei suoi animali. La formazione di scudiero è in realtà un momento molto molto importante nella vita di un giovane lord a Westeros, soprattutto se questo bambino vuole in futuro diventare cavaliere. Anche se però puoi fare lo scudiero anche se non hai le mire, diciamo, di diventare cavaliere, lo facevano anche perché appunto entri in contatto con nazioni diverse. A parte fai anche alleanze poi con queste nazioni, comunque impari da un contesto che non è casa tua, quindi sicuramente hai più informazioni, diciamo, di cultura anche generale nella vita. Però ovviamente se l'obiettivo del bambino è diventare cavaliere un giorno, fare lo scudiero è, diciamo, il passo più importante. Loras aveva queste aspirazioni, quindi lui voleva diventare un cavaliere. E da buon Tyrell è mosso da ambizione. I Tyrell sono un po' serpeverde, mi dicono. E essendo mosso da ambizione, Loras riesce a diventare cavaliere a 15 anni. Proprio come fece Jaime quando aveva 15 anni. Infatti Jaime fu il primo ragazzo di questa età a diventare cavaliere. Loras e Jaime effettivamente sono due personaggi che hanno molte molte similitudini. Qui vedremo un po' a grandi linee, ma magari se poi vogliamo farci un video proprio dettagliato dove proprio analizziamo magari uno e l'altro insieme, fatemelo sapere nei commenti e ci lavoro. Allora, parliamo dell'aspetto fisico di Loras. Onestamente non so come sentirmi riguardo al casting. Non che Finn Jones, che è l'attore che interpreta Loras, non sia un bel ragazzo. Non dico questo, ovviamente. È solo che per me Loras doveva essere proprio bello. Cioè, qualcuno con quel tipo di bellezza che è indiscutibile. Cioè, che anche se tu dici, non è il mio tipo, cioè non ci uscirei, però dici comunque, è un figo, non c'è niente da fare. Per quanto mi riguarda, perché poi è un po' difficile alla fine, lo capisco, perché penso che, e su questo rimango comunque su questo pensiero, che la bellezza sia effettivamente un, diciamo, un'opinione strettamente soggettiva. Quindi magari quello che sto dicendo io voi non lo pensate, però il mio pensiero è questo. Purtroppo qui non lo riscontro, e magari non è effettivamente solo un problema di fisico, di aspetto, ma probabilmente anche un problema magari di carisma, che non è che l'attore non ce l'abbia, cioè non lo so, perché io l'ho visto soltanto in mentre fa Loras. Però diciamo che anche con lo script che gli hanno dato, Poretto, se è un attore che riesce a essere carismatico, qui gli hanno proprio tagliato le gambe, non poteva farcela. Dunque, quindi Loras parte essere bello. Ha questi capelli mossi, tipo quel mosso, quello bello, quello morbido, quel mosso che io voglio sempre, ma che poi sulla mia testa diventa crespo. I miei capelli hanno questo aspetto solo quando vado dal parrucchiere. Quindi ha i capelli mossi, questo mosso, questo bel mosso, e castani. E ha anche gli occhi castani, ma è un castano un po' particolare. Leggendo George Martin ci si sofferma, perché è castano, ma non è un castano scuro. Nel libro quasi li descrive con delle shade dorate, quindi penso che potrebbe avere gli occhi tipo il colore, si chiama honey brown in inglese, e per farvi capire che colore è, un attore che ha questo colore di occhi è Dylan O'Brien, questo qua. E comunque appunto è un colore di occhi che rimane molto molto particolare. Io poi vabbè, adoro gli occhi scuri, soprattutto se sono neri, però appunto questo è un tipo di colore che colpisce, perché comunque ti rimane, non è che ce l'ha tanta gente, o comunque appunto a me ha colpito. Nella serie l'hanno fatto, perché appunto, cioè, se vuoi l'attore glieli puoi tingere i capelli, l'hanno fatto di questo biondo cenere, cioè che non è castano, va più tendente sul biondo, e la mia lamentela sul colore di capelli si sofferma su
su una cosa particolare, cioè proprio su una cosa particolare, per quello che lo sto dicendo, non per lamentarmi. Come per gli stendardi, alcune famiglie hanno anche dei colori effettivamente distintivi. A Westeros ci sono famiglie che sono potentemente distinte dal loro aspetto fisico. Nella mia mente, parlando di questa cosa, ma sicuramente anche nella vostra, sicuramente due famiglie vi sono balzate alla mente, ossia capelli argentati, occhi viola per i Targaryen e capelli biondi, oro e occhi verdi per i Lannister. Ma non sono le uniche casate, cioè queste qui sono quelle che magari si distinguono perché sono, la maggior parte sono tutti così, anche i personaggi che vediamo. Ma in realtà ce ne sono altre, tipo gli Stark. Gli Stark hanno i capelli castani, capelli scuri, e gli occhi grigi. Oppure i Baratheon che hanno i capelli neri e gli occhi blu. Oppure ancora ci sono i Tully che hanno i capelli rossi e gli occhi azzurri. E allo stesso modo ci sono anche i Tyrell, che sono tutti coi capelli castani e gli occhi castani. E sarebbe stato molto bello in realtà vedere questa distinzione, che invece nei colori Game of Thrones è tutto uguale, raga, è tutto uguale. Manco all'inizio, che almeno vedevi chi era nello schermo, ma dopo diventa un delirio, proprio non vedi assolutamente nulla, non distingui nessuno. Distinzioni che invece sono molto chiare e molto belle in House of the Dragon. Quindi, tornando al problema di Loras e i suoi connotati non ben definiti, perché lui ha i capelli di un colore rispetto alla sua famiglia non ben definito, occhi di un colore non ben definito, perché non mi ricordo che ce l'ha, forse ce l'ha azzurri. C'ha azzurri, c'ha verdi, comunque non ben definiti. Quindi, avendo questi canoni non ben definiti, non mi si definisce manco lui, che infatti mi si perde. Cioè, ho un'amica che mi ricordo quando mi stava dicendo che aveva visto, ciao Stefi, quando mi aveva detto che aveva visto Il Trono di Spade e non so perché era uscito fuori Loras, io avevo detto perché tipo io odio Loras. E lei aveva fatto, qual è Loras? E ho detto, come, qual è Loras? Dico, quello, il fratello di Margaery. Lei, ah sì sì, ma ho capito. Cioè, ma uno può essere ricordato come il fratello di Margaery, ma tu non ce l'hai un'identità tua? No. Quindi è giustificato, però non può essere, non puoi scordarti un personaggio che comunque sta con noi per 6 serie su 8, quindi cioè, te lo dovresti ricordare. Un'altra cosa che te lo fa poi perdere è anche che l'attore appunto era 10 anni fa ormai, era sicuramente uno dei suoi primi lavori comunque importanti, e lo metti vicino a un'attrice che invece si conosce, quindi me lo devi, siccome staranno insieme parecchio, fammici cadere l'occhio fisicamente, falli assomigliare, perché raga, sti due non si somigliano, cioè onestamente non mi sembrano fratelli, non penserei che sono fratelli. In più, vedremo la sua caratterizzazione nel corso di tutte le stagioni e o te lo scordi o te lo dimentichi, purtroppo, cioè nel senso, ci sono tante cose che a livello soltanto anche solo di apparenza non vanno, che non è colpa dell'attore, è colpa dell'intorno ovviamente. E poi anche un'altra cosa importante prima che me la scordo, Loras viene descritto come un ragazzo dagli occhi vispi, intelligenti e anche allegri, che è un tipo di sguardo che effettivamente Natalie Dormer ha. Lei è famosa per avere questo sguardo qui, cioè proprio, me lo ricordo proprio che ne parlavano, i suoi fan ne parlavano tantissimo, adesso non lo so, ma una volta ne parlavano una cifra di questa cosa. Quindi lei ce l'ha questa caratteristica, lui no. Cioè, è uno spreco, nel senso, secondo me è bello appunto quando hai comunque un cast fatto, cioè appunto dove riconosci le famiglie, soprattutto perché le famiglie di Westeros sono tanto differenziate, non hanno tutti la stessa personalità, cioè è anche quello il bello, che ognuno ha anche il suo modo di fare e esce anche dall'aspetto fisico, che è un peccato non farlo vedere, mi diventa un minestrone. Ma
oltre all'aspetto fisico, che vabbè, magari sono io che voglio il libro sputato e quindi magari mi ci accollo, ma una cosa che probabilmente mi dà ancora più fastidio di questo personaggio è il suo carattere. Ragazzi, nella serie Loras ha avuto il potere di andarmi sulle palle per direttissima. Cioè, arriva con lo sguardo arrogante, saccente, che vi assicuro non è una cosa che si trova attraente, perché l'arroganza non piace a nessuno, quindi se traspare quella c'è un problema, se non mi traspare il carisma, mi traspare l'arroganza, c'è un problema. Perché c'è differenza tra l'essere sicuri di se stessi ed essere arroganti. Come ho già anticipato nel video di Rally, la caratteristica che ho già nominato, ma che voglio appunto sottolineare, è che Loras, come Rally, è caratterizzato da un grande carisma. Loras Tyrell è carismatico, c'è poco da fare, non ci possiamo fare niente. È affascinante, è tutto ciò che una lady vorrebbe. Nel cioè di Westeros la copertina appartiene a Loras. E le vedete tutte le lady che fanno i quizzini per capire se sono compatibili o no. Questo lo sappiamo anche da Tyrion, che infatti ci dice che tutte le donne vorrebbero Loras e tutti gli uomini vorrebbero essere come Loras. Ma anche se avesse un po' di arroganza in sé, non la fa vedere, cioè ci devi passare del tempo per capire che questa è arrogante. Cioè, quando tu lo vedi arrivare, ti deve dare un'immagine di sicurezza, cioè ti deve affascinare. Perché questo si rifà anche alla sua famiglia, perché i Tyrell sono così, sono delle rose, quindi sono belli, bellissimi, ma diciamo che appunto, siccome le rose hanno le spine, nascondono dei lati che comunque non sono innocui, ecco. Infatti quegli occhi vispi e vitali nascondono una forte ambizione, un'ambizione che ha portato i Tyrell a diventare Lord di Alto Giardino, perché non sono sempre stati loro i Lord dell'altopiano, i Lord di Alto Giardino, cioè nel senso, anzi erano una delle casate minori. Poi è entrato Aegon, aveva ucciso il Lord prima. Vuoi comandare tu? Ok. E ci ha messo su. Ma non sono come gli Stark che stanno al nord da sempre. I Tyrell ci sono stati messi, quindi l'ambizione li ha portati dove sono. È una cosa importante. Quindi diciamo che per queste ragioni il casting di Loras è un po' meh. Nella serie inoltre si perde l'immenso talento di Loras, quello che dicevo prima, cioè che lui è un grande combattente, è un grande giostriere, cioè Loras ti fa i tornei e ti sbaraglia chiunque, è un drago, e sa usare qualsiasi arma, cioè lui usa la spada, usa la lancia, usa l'ascia, usa quella cosa che in inglese si chiama Morning Star, che vi metto la foto perché non mi ricordo come si dice, e non solo le usa tutte, ma è bravo con tutte queste armi. George Martin infatti ha anche dichiarato che al momento, quindi prendiamo A Dance with Dragons, quindi nel quinto libro, ad oggi il combattente migliore dei sette regni molto probabilmente è Loras. Dopo che Jaime purtroppo non ha più la mano destra, Loras è subentrato, secondo George Martin, come personaggio più abile nel combattimento. Cioè, cacchio, è tanta roba, ma lo direste mai di quello là? No! Ora magari qualcuno di voi mi potrebbe dire, vabbè, Gio, però t'accolli. Può darsi, però no! Perché ragazzi, ricordiamoci che Loras è un personaggio senza punto di vista. Quindi che cosa vuol dire in un libro che va avanti a punti di vista? Che tu quello che sai di Loras lo sai solo ed esclusivamente da quello che viene visto dagli altri. Quindi tu non sai perché lui fa le cose. Quindi è importante descrivere bene i personaggi secondari. Cioè, nel senso appunto non prende tanto tempo. Vedi com'è fatto e buttamelo lì. Perché io quando penso a Loras, se uno avesse fatto le cose giuste, la matematica giusta, dovrei pensare a Jamie. Ora, qualcuno di voi ha mai pensato a Loras e Jamie? Perché quell'Oras che vedo io non è uguale a Jamie che vedo, che vedrò. Sarà
Stessa cosa, Loras, che vedrò, non è assolutamente come Jamie è diventato, anche se pure lì ci sono problemi, però, cioè, sono proprio due personaggi che non metteresti mai a confronto, ma mai proprio. Ed è grave considerando che è quello il punto. Ma poi, vuoi mettere essere ricordato come il fratello di Margaery e soprattutto il nipote di Sassiolenna? Quando invece potresti essere ricordato come il miglior guerriero dei sette regni al momento. Io onestamente non lo trovo giusto nei confronti del personaggio. E vedremo come hanno sbaccato, ma male, ma male, male, non mi ricordavo così male. Ora possiamo effettivamente vedere cosa è stato fatto nella serie e cosa invece è stato fatto nei libri. Prima stagione. Loras, lo vediamo per la prima volta, al torneo organizzato per il primo cavaliere. Non voglio criticare per forza, infatti questa scena qui non la criticherò. Probabilmente questa è una delle scene che è più simile al libro nell'intera serie, proprio in tutte le 8 serie. A parte una cosa, ma ne parleremo con Sansa e Sandor. Però in questo momento qui Loras deve giostrare contro Gregor Cre contro Gregor Loras deve giostrare contro Gregor Clegane. E che cosa fa? Loras usa una giovenca in calore così che il destriero di Gregor impazzisca e non lo segua più. Quindi lui, siccome sa che è molto più piccolo rispetto a Gregor, deve trovare il modo per appunto sconfiggerlo. E quindi usa questo stratagemma che effettivamente funziona perché Gregor perde. Ora a questo punto scopriamo che Gregor è uno che sa prendere le sconfitte molto tranquillamente perché lui scende dal cavallo, taglia la testa al suo cavallo, dopodiché va verso Loras perché lo vuole fare fuori. Ma grazie all'intervento del fantastico Sandor Clegane, Loras si salva. A questo punto Loras decide di non giostrare e decide di passare la vittoria in segno di gratitudine direttamente a Sandor. Ora non so se nella serie è questo, però nel libro questa cosa ha senso perché Loras giostra perché gli piace, cosa che però ovviamente non esclude. Per quanto mi piaccia giocare, non esclude l'astuzia o l'ambizione. Quindi comunque sì, voglio vincere, nel senso se ho modo preferisco vincere rispetto a perdere. Però appunto l'utilizzo della giovenca in calore ci fa capire che cioè, è una persona intelligente, cioè molto probabilmente se, avesse cioè, se si doveva scontrare con un altro non l'avrebbe fatto. Ma in questo caso era l'unico modo per riuscire a vincere, perché sennò veramente quello ti spacca, eh. E fino a qui devo dire tutto bene. Ma poi, raga, scusate, però io veramente questa scena non la sopporto. La ormai famosa sul mio canale scena della depilazione. Ho già espresso sufficientemente tutti i miei dubbi, appunto sempre nella puntata di Rally. E la cosa che mi disturba è che comunque cioè, questa cosa qui li fa uscire come macchiette. Ora, 2011 era è un anno lontano rispetto a dove siamo arrivati adesso, anche a capire appunto che ci sono diverse persone nel mondo, a ognuno piace quello che piace ed è giusto, e ognuno ha sicuramente la sua personalità e si identifica in un certo modo, che è sacrosanto, per carità. Però per commentare questa scena come credo che sia stata presa all'epoca, devo purtroppo fare un discorso retrogrado, rimettendomi, facendo un viaggio nel tempo 10 anni fa, dove ancora non avevamo tutta questa consapevolezza. Ora, nel lontano 2011, dove non c'era consapevolezza, quando pensavi a un personaggio maschile o anche a una persona in realtà, omosessuale, purtroppo, che cos'era la prima cosa che veniva in mente alla gente scema, però purtroppo sì, che gli uomini gay, gli uomini omosessuali, siano uomini per forza effemminati. Quindi uomini che per forza si comportano o tendono ad avere movenze più femmine, no? E purtroppo, secondo me, questa scena qui è proprio, cioè non è una scena fatta bene tra due personaggi omosessuali.
Perché ce ne sono altre, cioè ci sono delle coppie fatte bene, guardate, per esempio una coppia fatta benissimo, senza, a mio parere, stereotipi, e vi parlo del lontano 2000, nel lontano 2000, sono Willow e Tara di Buffy l'ammazza vampiri. Cioè, lì, che dovrebbero essere stati anche la prima coppia omosessuale, che stava, insomma, tra i personaggi principali di una serie, molto innovativa. Però, appunto, tu vedi due ragazze che si comportano come si sono sempre comportate, ma che si sono innamorate, che è la cosa che succede, nel senso. Un altro esempio di coppia, secondo me, appunto, fatta bene, nel senso di interazione tra di loro, può essere maschili, ne ho due, che potrebbero essere Jack Harkness e Ianto Jones di Torchwood, o anche Agron e Nasir di Spartacus, cioè dove tu non è che pensi, ah, ok, no, perché questi sono appunto sono gay, allora che ne so, sono appunto più delicati, sono tutti maschi, intendo, o sono fatti così, o sono fatti colà. No, sono semplicemente due uomini che si trovano attraenti e si sono messi insieme, nulla mina il loro carattere, qualunque esso sia. Ma questo però qui non succede e io quando arrivo da un contesto dove questi due, Loras e Riley, dovrebbero essere due personaggi che incarnano perfettamente l'uomo maschile, proprio l'uomo, il maschio proprio come tutti se lo aspettano in questa società di Westeros, vederli interagire in questa scena. E non solo per la questione dei peli, ma proprio per come si parlano tra di loro. O anche, non so, appunto, il fatto che oh, che schifo la caccia, Madonna, che schifo. Ma più della ceretta, tornando all'Horas, il problema è che lui qui mi sta istigando Rally a rivoltarsi al fratello. Non ho capito, raga, cioè sono confusissima. Perché l'Horas? Perché tu, no, stai suggerendo al tuo amante di cercare di prendere il potere da Robert, cioè in questo momento qui non sta succedendo niente, cioè non c'è una guerra alle porte, non sta succedendo nulla. Robert è in salute come mai nella vita, no, forse no, però è in salute, nessuno pensa che morirà. Quindi cosa sta succedendo? Perché qui Loras mi sta facendo questa mossa? Cosa stai facendo, Loras? E soprattutto, ce l'abbiamo una risposta del perché lui sta facendo questa cosa? No, perché io sono sicura che magari qualcuno di voi mi potrebbe dire, ma magari siccome i Tyrell sono sempre stati alleati dei Targaryen, magari loro, chissà, voleva togliere Robert di mezzo perché aveva ucciso Rhaegar. Oddio, può essere, ma abbiamo le prove di quello che stiamo dicendo, cioè quello che ho detto io adesso? Perché per me è l'unica cosa che mi potrebbe dare un barlume di senso, ma non te lo devo venire a Dio, me lo dovresti di tu, sceneggiatore. Perché ad oggi non c'è risposta, sta ancora là, attendo. Penso che rimarrò così. O probabilmente era semplicemente per giustificare il motivo per cui Rally poi dopo decide di diventare re. Dopo che muore Robert. Ma il problema qui focale, fondamentale, è che questa mossa di Rally in realtà non viene da un'ambizione di Loras o dei Tyrell. Cioè, capito? Nel senso, non è che i Tyrell ci guadagnano qualcosa. Questa è un'ambizione solo ed esclusiva di Rally, perché ci caratterizza Rally in questo caso. Cioè, Rally si crede migliore di Joffrey. Odia i Lannister, oltre a ciò si crede anche migliore del fratello Stannis, quindi si sente il più adatto a regnare perché è molto popolare. E a Rally l'idea di diventare re non è che gli è venuta prima, cioè gli viene nel momento in cui il fratello muore, perché raga, tradire il re è brutto, cioè nel senso vi vola la testa in un secondo, non è che è una cosa. Poi vabbè, sono fratelli, quindi non credo che sarebbe mai andato contro al fratello. Perché infatti è una cosa che gli viene in mente quando Robert è morto. Quindi perché ci mettiamo sto intrigo dove l'intrigo non c'è?
che poi non ha senso perché tu mi metti questo intrigo qui, ma poi Loras come arriva se ne va, cioè non lo vedremo mai più. Quindi che gioco stai a fare, Loras? Non ho capito, me lo spieghi? Perché te giuro, oltre a far passare il tuo ragazzo per uno inutile, senza spina dorsale, che come tutti i Baratheon in questa serie non pensa da solo, cioè c'ha bisogno delle letterine, delle spinte o degli amanti che gli parlano, tu non stai a fare un cazzo. Loras, fatto di da un'amica, non stai facendo... Lascia perdere, lascia perdere. Focalizzati sulla depilazione, per cortesia. Vediamo il libro. Nel libro, appunto, la scena del torneo è più o meno uguale a grandi linee. E Rally e Loras qui, effettivamente, stanno complottando. Ma in che modo? Rally e Loras vogliono liberarsi di Cersei. Questa è la storia più vecchia del mondo, raga. Non c'era bisogno di cambiarla perché nella vita è successo così un sacco di volte. Sia Loras che Rally odiano Cersei. Comprensibile. Con essa odiano anche i Lannister. Posso capire? Visto che non odiano Robert, vorrebbero far conoscere a Robert la sorella minore di Loras, ossia Margaery Tyrell. Infatti i due andranno anche da Ned. A chiedergli con tipo un ritratto di Margaery, a chiedergli se Margaery assomiglia un pochino a Lyanna, perché se Margaery fosse somigliata a Lyanna sarebbe stato molto più facile per lei circuire il re. Quindi il piano dei Tyrell e di Rally annesso perché odia i Lannister e il Cersei è quello di far ripudiare Cersei. Quindi qui in realtà vediamo la voglia e l'ambizione dei Tyrell di diventare una famiglia di rilievo. Ma ci diventi in questo modo qui? No, se Rally diventa re, che cazzo ci facciamo al momento? Soprattutto nel momento in cui ne parlano nella serie, dopo ha senso, ma nel momento in cui ne parlano nella serie non ha senso. Per tutto quello che si può pensare di Robert, perché, cioè, lungi da me non è perfetto, ma nessun personaggio in questa serie è perfetto, nessuno, quindi hanno tutti luci e ombre. Benché Robert non sia un personaggio perfetto, una persona perfetta, Cersei è peggio di lui. Quindi, siccome Cersei è peggio di lui, già il popolo non la sopporta, perché non è che Cersei è ben vista. E sicuro è vista peggio di Robert da tutti. Cioè, è molto più facile che tu senti che si parla male di Cersei rispetto a quanto si parla mai male di Robert. Cioè, se non è Cersei a parlare male di Robert. Però non è un pregiudizio, raga, perché Cersei è veramente una stronza. E siccome tu, regina, non sei molto ben vista dal tuo popolo, purtroppo la tua posizione è già è più facile da smontare. Perché... se nessuno sopporta la regina, è molto più facile levarla da dove si trova. C'è differenza tra il complottare contro il re, che è tradimento, rispetto a complottare contro la regina. Cioè, questa è la base in una società come quella di Westeros, dove purtroppo, siccome è maschilista e patriarcale, il re varrà sempre più della regina. Ciao ragazzi, ecco, mi vedete un attimo sfrantata dal futuro, ma perché dovevo dirvi in fase di montaggio mi sono resa conto di aver saltato una cosa. Allora, Cersei è in una posizione non stabile, anche perché lei è regina, perché si è sposata con il re. Cioè, se lei fosse stata regina perché i Lannister erano sul trono, allora ovviamente sarebbe stato tradimento complottare contro di lei. Ma in questo caso, siccome il re, cioè la linea dei re è Baratheon, lei sta lì perché si è sposata con Baratheon. Se il Baratheon non la vuole più, pace. Cioè, il re è difficile da sostituire a meno che tu non fai una guerra contro suddetto re. Mentre fare la scalata sociale della famiglia tramite la donna è molto più facile e conveniente. Il mondo di A Song of Ice and Fire, Otto Hightower, questo ha fatto, manda Alicent a circuire il re perché così la tua famiglia sale di prestigio. Cioè, non è che Otto voleva togliere Viserys dal trono perché che cazzo ci faccio? Famo una guerra a caso? No, ma non ha più la moglie, ci mando mia figlia. Questo se deve sposare, non ho il figlio maschio, ce lo mando, capito? Ma nella vita anche, cioè nel nostro mondo, è successo una cifra di volte. Cioè, se pensiamo a il triangolo Caterina d'Aragona, Enrico VIII e Anna Bolena, è questo quello che è successo. Cioè, la famiglia di Anna Bolena
per riuscire a fare la scalata sociale, manda Annabolena a circuire il re, che speriamo si innamori di questa, così ci toglie la regina de culo e lei diventa regina, cosa che è successa. Cioè, le famiglie nella storia hanno sempre fatto questo, quelle ricche, mandi avanti la femmina, cioè. E questo in realtà è molto interessante per farci capire quanto sia labile la posizione di una donna nobile a Westeros, no? Cioè, infatti Sansa giustamente ci dice, a lady's armor is courtesy, no? Perché tu ti devi saper comportare, devi saper leggere l'aria intorno a te, cioè tu ti devi muovere in quanto donna, tu devi capire che cosa ti succede intorno per muoverti prima che le cose si mettono contro di te, perché è molto facile levarti di mezzo, capito? Cioè, questa cosa poi comunque la vedremo tantissime volte quando poi parleremo di personaggi femminili, soprattutto nella parte di Westeros. Un'altra cosa che c'è nel libro, ma ovviamente non c'è nella serie, è la presenza di Loras nella Sala del Trono quando Ned sta organizzando una missione per andare a acchiappare Gregor Clegane, non lo so dire, che sta facendo il matto, e quindi devono andarla a recuperare, e in realtà Ned lo vorrebbe anche spogliare dai suoi titoli nobiliari. Quindi vediamo che Loras in questo momento è lì e si vorrebbe vendicare di quello che Gregor gli stava per fare, non per la vittoria, ma perché appunto lo stava per ammazzare. Quindi Loras si offre volontario per andare, ma Ned rifiuterà, gli dirà di no, proprio perché vede, nonostante glielo dice che Loras è effettivamente un ragazzo abile, molto molto abile, che in realtà cioè, poteva andare tranquillamente. Il problema che però è mosso solo da vendetta non lo rende lucido al momento. Quindi non manda lui, ma manda Beric Dondarrion. Cioè, ma vuoi mettere nel libro che c'è sto ragazzo che è diventato cavaliere a 15 anni, stella promettente tra tutti i cavalieri del mondo praticamente, che poi si offre pure da solo di andare ad affrontare la montagna che cavalca, cioè, ma che figo devi essere! E poi non solo che dici, vabbè, magari la sta a sgravare un pochetto, no, no, perché ce la poteva pure fa, perché è forte! E invece tu queste cose qui non le vedi, perché mai, mai tu penserai, e lo vedremo, che Loras è un personaggio forte, forte anche non solo di carattere, vabbè, quello capirai, ma proprio anche di capacità. Ripeto quanto sia importante la caratterizzazione dei personaggi quando si racconta una storia, che sia di un libro o che sia di una serie, di un film, è importantissimo. Cioè, anche quella che può sembrare una cacchiata, che magari dici, vabbè, ma che può aver mai fatto sta scena, in realtà ti tira giù un effetto domino non indifferente, specie all'inizio, quando lo spettatore ancora non sa chi ha davanti. Per apprezzare veramente quello che poi andremo a vedere, cioè le basi devono essere messe bene. E le basi non intendo solo della storia, ma anche proprio del personaggio, e non solo i principali, ma anche i secondari, che non si chiamano secondari perché stanno lì a fare un cazzo, cioè hanno anche loro il loro da fare, meno dei personaggi principali, ma non sono comparse, cioè uno non è che si mette a scrivere 60 personaggi secondari per non fargli fare nulla o per non avere un impatto all'interno della storia, cioè rimanere fini a se stessi. Non è così, perché se no uno accorcia, cioè lo tagli perché devo, cioè comunque scrivere ti prende tempo, cioè non è che lo fa in 2 minuti, magari. Ora, ad ogni modo, Loras nel primo libro è e rimane un personaggio appunto accennato, lo vediamo soltanto al torneo e nella Sala del Trono. E un'altra cosa importante che viene detta a fine libro, ma che invece nello show non l'hanno messa, Rally, quando muore Robert, si proclama subito re, cioè non è che come nella serie aspetta la seconda stagione, lui subito muore suo fratello, lui subito si proclama re. E si sa che è andato via dalla Red Keep, quindi da Approdo del Re, e è andato appunto nell'altopiano dai Tyrell, che gli stanno dando pieno appoggio. E invece nella serie Rally, così come è arrivato, sparisce,
E Loras rimane un personaggio totalmente anonimo, nel senso, cioè, non pensi neanche che questo torna, onestamente, non hai neanche capito bene di che casata stiamo parlando, perché, cioè, se io sto in un mondo dove mi stai a parlare Stark, Lannister, non lo so, Targaryen, cose, tu poi mi tiri fuori un Tyrell, ma non mi spieghi da dove vengono. Cioè, nel senso, per me rimane un nome, ma come se mi dicevi, che ne so, quello è Smith. In ogni caso, seconda stagione. Nella seconda stagione, Loras si trova nelle Terre della Tempesta. Porca! Assistiamo a un bellissimo torneo nel fango, dove facciamo la conoscenza di due personaggi che saranno molto importanti. Allora, la prima è Margaery Tyrell, che è la nuovissima consorte del re Rally Baratheon, che inneggia come una medioevale cheerleader a supporto del fratello che sta combattendo nel fango. Mentre il secondo personaggio è quello con cui Loras sta combattendo nel fango, che non è altri che Brienne di Tarth. Brienne e Loras quindi si azzuffano finché Brienne ha la meglio e rivela di essere in realtà una donna, dove tutti fanno wow, incredibile! Non ricordo bene la scena nel libro, devo essere onesta, quindi se ve lo ricordate raccontatemela, ma non mi pare che c'era tutta questa rivelazione nella folla, cioè magari c'era rivelazione dal punto di vista di Catelyn che era appena arrivata, ma non credo che intorno a lei ci fosse wow, accidenti, cioè perché di solito all'inizio di ogni scontro gli sfidanti vengono presentati, cioè la gente sa chi si sta sfidando. Dovrebbero anche avere gli stemmi addosso perché, cioè, non è che ognuno si può mettere lì a combattere specie per quello che stiamo facendo. Perché, appunto, si sta combattendo per decidere chi farà parte della Kingsguard di Rally. Quindi ad ogni modo non riesco a capire perché c'è tutta questa wow da parte delle persone intorno a lei, considerando che poi c'è anche Rally che le dice: tuo padre aveva ragione a dire che non sarei rimasto deluso. Cioè, mi fa pensare quindi che, cioè, dovrebbero sapere chi si stava battendo. Ma vabbè, poi comunque lo vedremo meglio anche nel video di Brienne. Questo è il video di Loras, quindi rimaniamo su di lui. In questo momento qui noi scopriamo una cosa molto importante di Loras, e cioè che rosica. Sì, ragazzi, Loras è un personaggio che rosica, ma una cifra proprio. E rosica perché Brienne l'ha battuto e lui quindi ha perso davanti al moroso. Quindi ha fatto brutta figura pure. Lascerò perdere il pretesto da teen drama che hanno settato qui. La cosa che mi fa imbestialire è il fatto che Loras chiama Brienne la bella. Per quanto lo dice, dicono bella, no, no, perché Brienne la bella è un appellativo che danno a Brienne proprio per sottolineare il fatto che Brienne non sia una bella donna. Ora mi potreste dire, vabbè, ma non ti va bene niente, almeno hanno detto che che la chiamano Brienne la bella. No, non mi sta bene perché questa cosa qui non doveva uscire dalla bocca di Loras. Ripetiamo, come si caratterizza un personaggio? Nei libri lo vediamo tramite appunto azioni, descrizioni che vengono date o dal personaggio stesso o da chi è intorno al personaggio. Stessa cosa, lo vediamo nelle serie, nei film, ovviamente tramite l'impatto visivo, le cose e dal dialogo, le cose che fa un personaggio, le cose che dice un personaggio, questo me lo caratterizza. Quindi, se tu fai dire a Loras in modo sprezzante, ma chi di Brienne la Bella? Cioè, è come se appunto lui effettivamente è uno di quelli che a lei la chiama così, anche se sanno tutti che è un insulto in realtà. Quindi sei parecchio stronzo. Ora, è importantissimo farmi capire che il personaggio di Brienne vive questa cosa qui, che le danno questo delicatissimo soprannome. Ma era proprio importante sentirlo dire da Loras, cioè tu sei in una location dove ci sono 300.000 comparse, tu non lo puoi far dire a uno, a uno. Che dica, beh, questo è stronzo, ma non lo vedrò mai più. Però ho avuto un'informazione su Brienne. Cioè, no che mi fai sminchiare un altro personaggio che non l'ha mai chiamata così. Cioè, appunto, un conto è far dire
a qualcuno random che lei viene chiamata in questo modo. Un altro conto invece è farlo dire a Loras mentre sta limonando col fidanzato, mentre c'ha il broncetto, è perché Brienne l'ha battuto. Quindi non ho capito, cioè tu ti stai lamentando, cioè la chiami così perché stai a rosicare che t'ha battuto. Cioè, ma voglio dire, ma veramente, cioè stiamo organizzando la Kingsguard dell'amore tuo, no? Del tuo ragazzo, no? Che è il re e che probabilmente ora è sotto il mirino di un sacco di gente. Ma se tu sei più bravo e sei stato battuto, cazzo, ma ben venga che questa entra nella Kingsguard, santo cielo. Non è che tu perché devi essere il numero uno. Cioè, qua stiamo a difendere Ellie, ma ti dovrebbe interessare di più difendere lui rispetto a fa bella figura te o no? Cioè, vedete, è un altro punto che rende Loras molto vanesio. Cioè, che si mette. E anche egocentrico, perché si mette lui al primo posto. Cioè, che gelosia è? Come avrete intuito, nel libro questa cosa non succede mai. Cioè, lo so che sembrerà una scemenza, cioè sono sicura che magari uno dice ma dove si accolla, però vi assicuro che è importante per la caratterizzazione, perché io veramente vi chiedo il primo aggettivo, quando pensate all'Horas della serie, solo della serie, il primo aggettivo che vi viene in mente. E a me, tipo, appunto, mi viene egoista, vanesio, infantile, cioè tutte cose che comunque con Loras non hanno niente a che fare. Cioè, Loras mi esce fuori come un rosicone, Loras mi esce fuori come un antipatico. Poi, peggio ancora, è anche crudele abbastanza da usare un nome che tutti sanno che è un insulto. Cioè, che non lo farebbe mai. Consideriamo che nel libro, cioè, Renly ha ballato con Brienne mentre tutti la prendevano in giro perché, cioè, la voleva trattare, la voleva far sentire bella. Le ha anche detto che era bella, per esempio, però, cioè, nel senso, non per prenderla in giro. Quindi voglio dire, uno che fa coppia con una persona come Renly del libro, ovviamente, ma potrà mai dire una cosa del genere rispetto a sta poretta? Non credo, anche perché loro dovrebbero sapere bene che cosa vuol dire essere comunque, sai, anche non una minoranza, però ho capito quello che voglio dire, cioè loro si nascondono per amarsi, per stare insieme, perché non è vista come una cosa buona, una cosa bella. Quindi voglio dire, cioè, io, boh, non lo so, è proprio, cioè, lo giuro, non lo sopporto, non lo sopporto, penso sia il peggio. Senti, Loras conosciamo effettivamente poco, è la terza scena che c'è. Io dovrei capire che è un campione, non lo vedo io sto campione, cioè campione di andarmi sulle palle, quello sì. Ora c'è un'altra scena tra Loras e Renly, nella seconda serie, appunto, è la scena di cui vi stavo parlando prima, mentre lui sta rosicando, e sarebbe stata anche questa una buona occasione per farmi vedere la loro relazione, ma soprattutto perché, siccome è una serie, quindi io non sto seguendo il punto di vista, perciò io ho occasione, cosa che nel libro purtroppo non posso fare per ragioni appunto di come narro, di vedere personaggi che non hanno il punto di vista in azione tra di loro. Quindi sarebbe stato bello vedere effettivamente come loro, Renly e Loras, si comportano tra di loro, no? Però, cioè, nel senso, invece li fai parlare sempre di cose inutili, onestamente, e sempre questa saccenza sotto, cioè, boh, non lo so. Io non capisco come da un momento che poteva essere potenzialmente romantico tra i due, arriviamo invece a parlare di una cosa a tre tra i fratelli Tyrell e Renly Baratheon. Qui non ho capito che cosa volevano fare, ma perché? Perché Margaery sta offrendo di fare una cosa a tre col fratello e col fidanzato del fratello che è suo marito? Magari riusciremo a capirlo nel video di Marge. Perciò, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E siccome sono una poco costante, a quanto pare, anche se ci sto lavorando, ve lo giuro, vi consiglio di cliccare la campanella così da essere avvisati quando pubblico un nuovo video. Comunque, oh raga, questa è la scena più disturbante di tutta quanta. No, vabbè, magari no, no, ce ne sono altre. Però della seconda stagione è la scena più disturbante, raga. Vabbè, sta proposta, comunque, grazie agli dèi antichi, nuovi, quello affogato e Hrlor, non viene accolta da Renly. Devo dire, ci ha cambiati vedere questa scena.
Ora sappiamo qualche informazione in più rispetto a quella che già sapevamo, cioè appunto abbiamo la certezza, cioè sì, abbiamo la certezza perché è proprio la prima volta che li vediamo insieme insieme, che Rally e Loras sono una coppia, che comunque vincono l'award di Regina George di Westeros. E un'altra informazione in più che abbiamo è che probabilmente Jaime e Cersei non sono gli unici fratelli particolari che camminano su Westeros in questo momento. Poi tutti a criticare i Targaryen, eh? Falsi! E poi c'è... Madonna, raga, veramente. C'è questo intermezzo di sti tizi inutili, che potevano essere usati per altro, ma invece l'hanno usati per questo. E che cosa fanno? I tizi inutili si chiedono, stanno parlando, si chiedono chi sia il combattente migliore di Westeros. In un mondo bello, in un mondo che segue i libri, o almeno anche la pallida imitazione dei libri, la risposta... Dovrebbe essere semplice. Jaime Lannister, Ser Barristan Selmy, o forse, dico forse, Loras Tyrell? Ma no, no, ovviamente no, perché Loras nella serie non è un grande combattente. Perché, e cito, ha pugnalato tante volte Rally da dietro, ma Rally non è mai morto. Che tristezza! Il gelo, ragazzi, ho la pelle d'oca. Forse dovrei vedere se sono arrivati gli estranei. Già ho parlato di questa parte nel video di Rally e del perché è irrispettoso, e non solo irrispettoso, ma è anche inutile come momento, ma analizziamolo dal punto di vista di Loras. Cioè, questa qui non sembra semplicemente una battuta denigratoria di magari persone, che ne so, gelose del potenziale di Loras e che quindi si attaccano a queste dicerie. Per appunto, sai, offenderlo o comunque minarne l'immagine, no? No, perché fino ad ora Loras non ha fatto veramente nulla a parte tirarsela a vuoto, cioè lo vediamo una volta con Gregor Clegane e appunto per poco non ci rimane secco, seconda cosa viene battuto da Brienne, cioè se io non ho altre persone che mi narrano le gesta di sto ragazzo, io che devo pensare? Che è una pippa, raga, purtroppo non, se non me lo dici io non me lo posso inventare. Vabbè, cerchiamo di dimenticare, lo so che sarà difficile, però cerchiamo di farlo, dimentichiamo questo scambio pietoso. Al che c'è l'incontro tra Stannis e Rally, ma non è che Loras faccia poi più di tanto, quindi andiamo oltre. Dopo questa cosa qui c'è la morte di... Dove vediamo Loras che è disperato e piange vicino alla salma dell'amato e giura vendetta. È bellissimo qui perché Loras... Lo sa che non è stata Brienne nella serie, anzi è Margaery che pensa che è stata Brienne a uccidere Rally. E lui, che invece è convinto che non sia così, prontamente le dice: lo sappiamo tutti e due che non può essere. E poi lui chiede a chi gioverebbe di più la morte di Rally. Al che Baelish dice: Stannis. Vabbè, insomma, rendiamo tutto più semplice, tanto vabbè, chi se ne frega, vabbè, se non frega loro. Quindi, dopo questa cosa qui, da qui abbiamo la nascita dell'alleanza Lannister-Tyrell, che sarà un'alleanza fondamentale per la vittoria durante la battaglia delle Acque Nere, nella quale Stannis stava cercando di conquistare... King's Landing e per poco non ci riesce. Ma grazie alle forze congiunte di Lannister e Tyrell sono riusciti appunto loro a vincere la guerra e a mandare via la battaglia e a mandare via Stannis. E qui, a quanto pare, io non ci avevo mai fatto caso, raga, ma ditemi se voi ci avete fatto caso. Qui fonti ufficiali, quindi sempre nella pagina di Loras del Trono di Spade, mi dicono che a quanto pare Loras qui sta indossando l'armatura di Rally. Intanto mi chiedo se qualcuno di voi ci aveva fatto caso. Io no, cioè, lo giuro proprio no. Eppure è una puntata che avevo guardato bene. Spettacolo, citiamo il Trono del Muore, perché a questo punto io decreterei Loras Tyrell come freebooter dei suoi fratelli, sia uno che dell'altro. E il bello è che lo fa questa cosa qui senza nessun motivo né nessuna ripercussione, e quindi non lo so perché l'avete messa. Forse perché George Martin ha scritto la
la puntata e allora ha detto, c'era scritto dove Loras è vestito come Rally, perché se no io non lo spiego, perché dopo non c'è assolutamente nessuna citazione a questa cosa, cosa che invece nel libro c'è, perché infatti nel libro questa cosa effettivamente succede e come ho spiegato nel video di Rally, è stata fatta, è stata una mossa creata proprio perché volevano con questo stratagemma spaventare i soldati di Stannis, facendogli pensare che il fantasma di Rally fosse tornato per cercare vendetta. E quindi così tu spaventi più superstiziosi che effettivamente se ne vanno. Ma non solo per questo, cioè tramite questa cosa, tramite questa azione, diciamo che agli occhi del popolo, soprattutto quello di King's Landing, il nome di Rally, che finora era, ricordiamoci, un traditore, viene assolutamente riabilitato. Quindi loro vogliono far passare come se Rally, il suo fantasma, fosse distrutto dal dolore per aver tradito e che quindi voleva porre rimedio ai suoi errori. E questo penso che di riflesso molto probabilmente aiuta anche la posizione dei Tyrell, che da traditori, appunto col fatto che Rally tanto non voleva tradire più, allora vengono riabilitati pure loro, quindi possono fare tranquillamente l'alleanza. C'è un'altra cosa comunque interessante che non gli è fregato niente, quindi niente. Andiamo avanti. La stagione finisce con Loras che propone come pace tra i Tyrell e i Baratheon il matrimonio di Margaery con Joffrey, perché loro un padre non ce l'hanno. Cioè ce l'hanno, però probabilmente adesso era impegnato a cercare la moglie per tutto l'altopiano. A questo punto, dopo aver conosciuto Loras meglio nella seconda stagione, posso dire che probabilmente è nel podio dei personaggi più odiosi di tutta la serie. Ma ehi, ci sono altre stagioni! C'è tempo per migliorare! Vediamo invece cosa fa Loras nel libro. In A Clash of Kings, che è il secondo appunto libro della saga, scopriamo che Lord Mace Tyrell è diventato il nuovo primo cavaliere di Re Rally Baratheon. Oh, Loras e Margaery non sono orfani, eh? Quindi probabilmente sappiamo anche dov'è la moglie. È bello sapere che Mace fa tipo qualcosa. Il nostro caro Loras è diventato il Lord Comandante delle guardie di Rally, che si chiamano la Rainbow Guard. Nella serie, questo nome ovviamente non gliel'hanno dato, ma l'hanno chiamata semplicemente Kingsguard, probabilmente pensando che scrivono talmente bene che nessuno si sarebbe confuso. È vero che comunque non è che ne hanno parlato poi così tanto, però mi fa ridere perché qui non hanno voluto differenziare. Però Yara e Asha sì, cioè perché Osha e Asha se no erano troppo simili, poi la gente se no si confondeva, quindi si chiamano Osha e Yara. Sì, vabbè. Però Kingsguard non è un problema. Nel libro sappiamo che Loras e Rally sono inseparabili sempre, anche dopo il matrimonio di Rally con Margaery. Anche nel libro c'è questo torneo organizzato per creare appunto la Rainbow Guard, ma si tiene nell'altopiano, visto che infatti ci sarà poi tutto il casino per cui Rally deve prendere tutto i suoi alleati e muoversi veloce a capotempesta prima che Stannis arrivi. Ma vabbè, semplifichiamo tutto e andiamo direttamente a capotempesta senza senso. Anche qui Loras viene battuto da Brienne, ma non c'è traccia nella stesura di faccine rosichine, o almeno Catelyn non l'ha notato. Quindi se Loras fosse alteratino, a noi non c'è dato saperlo. Poi dopo l'incor... No, dopo l'incontro con Stannis, Rally comincia ad organizzare le sue truppe in vista appunto del giorno dopo per andare a combattere contro Stannis e decide di mettere, di far guidare l'avanguardia a Loras invece che a Randyll Tarly, al che io, cioè io volo perché a pensare che Randyll Tarly sta rosicando per me è tipo highlight della giornata. E non so voi, però io adoro questa piccola sfumatura perché in realtà, siccome l'avanguardia è la posizione più difficile e quindi guidarla è la posizione più difficile effettivamente, il fatto che Rally tolga questo compito a Randyll Tarly, che è sicuramente molto più esperto a livello di anni, e dà questo compito a Loras, cioè ci fa vedere che effettivamente Rally si fida tantissimo di Loras perché appunto gli sta dando un compito molto importante che
sono quelle piccole sfumature che sono carine da vedere, che mi formano la coppia, me la fanno capire. Un altro pezzo che ci fa pensare a un coinvolgimento emotivo tra Laura e Serrelli, perché ancora nel libro, appunto, qui non abbiamo mai scene che effettivamente ci fanno, cioè ce li fanno vedere insieme a livello di coppia. Lo capisci dal contesto. E questo pezzo praticamente è quando Relly chiede a Loras di accompagnarlo a pregare insieme, ma poi vuole essere lasciato solo con Loras. Dopo la morte di Relly, però, Loras in questo momento qui impazzisce dal dolore. Qui capiamo che quella che c'è tra di loro non è solo un'amicizia, ma è qualcosa di più. Mentre impazzisce dal dolore, uccide le due guardie che erano fuori dalla tenda di Rally quando è stato ucciso, ossia Saeremon Kai e Ser Robban Royce. Erano le guardie che avrebbero dovuto difendere Rally, ma invece non l'avevano fatto, e quindi lui per rabbia li uccide entrambi. Volo tantissimo, volo proprio alto, perché mi fa ridere che loro hanno fatto uccidere nella serie questi due personaggi, cioè due guardie in realtà perché non hanno nome quei personaggi, a Brienne. Praticamente Brienne uccide le uniche due persone che potevano essere dei testimoni alla sua causa nel fatto io non ho ucciso Rally. Ma vabbè, tanto l'hanno scagionata subito, quindi pace, non importa, insomma. Ora, Loras li uccide perché? Perché loro si dovevano difendere Rally, ma lui è convinto, Loras è convinto che l'assassina sia Brienne. E quindi lui dice: lo dovevate difendere contro di lei. Che cazzarola state a fare? E quindi, siccome non hanno fermato Brienne, per lui di conseguenza vuol dire che erano d'accordo. Quindi erano complici nell'assassinio di Rally. E questa cosa qui è una cosa che ammetterà poi più avanti a Jaime. Sempre tramite Baelish si negozia l'alleanza tra Tyrell e Lannister, tra Tyrell, Baratheon e Lannister, scusate, e insieme, come ho detto anche prima, vinceranno la battaglia delle Acque Nere. E alla fine si scopre che Joffrey dovrà sposare Margaery, mentre Loras entrerà a far parte della Kingsguard. Ora mi viene pensato però, ma nella serie non l'hanno fatto diventare parte della Kingsguard, vero? Eh no, perché va in giro a rompere il cazzo sulle spille, e siccome è l'erede di Highgarden, si deve sposare con Sansa. Facciamo tutti un respiro e ricominciamo con calma. Nella terza stagione vediamo che i Tyrell si sono tranquillamente proprio accomodati a Prado del Re, e qui mi sorge un dubbio. Guarda come cominciano già a sfanculare le cose. Margaery è qui e sappiamo perché. Si deve sposare con Joffrey, quindi lei deve vivere alla Red Keep. Ok, poi la nonna Ganza ha senso, perché che fai? Lasci la nipotina da sola? No, qualcuno che sta con lei ci deve fare, quindi lei ha senso. Ma l'erede di Highgarden, perché sta alla capitale l'erede di Highgarden? Cioè, è come se Rob, all'inizio della prima serie, lasciava a Grande Inverno quando il padre andava al sud, e perché sì, perché lui si doveva fare la vacanza lì. Cioè, no! Dove vai, erede? Dove stai andando? Cioè, tu dovresti stare vicino a tuo padre a imparare il tuo mestiere, oppure dovresti stare al posto di tuo padre se tuo padre non può stare lì. Cioè, perché l'erede di Highgarden vive alla Red Keep? Perché? Non verrà mai detto. Ma allora, perché nella serie è lì? Ma perché nel libro è lì? Basta usare ogni volta questa scusa, basta. Non ha senso che Loras sia nella capitale. L'unico motivo che ha senso per cui lui risieda nella capitale è se fa parte delle Kingsguard. Ma dove va l'unico erede? Dove sta andando? Cioè, non è più un ragazzino, è giunto il momento che lui si prenda le sue responsabilità una volta nella sua vita. Io non ce la faccio, la terza manca iniziata e già sono arrivata. Margaery e suo fratello, l'erede in vacanza prolungata, sono nella capitale con la nonna Ganza dei Sette Regni. E qui cominciano ad avvicinarsi a Sansa. E sì, qui c'è anche Loras e Sansa che hanno un'imbarazzante conversazione, tipo: ti ricordi di me? Io ci siamo incontrati al torneo, sì, del compleanno del primo cavaliere. Era pure il compleanno del primo cavaliere. Ma no,
Che carino che sei, no? No, no, era il tornello di mio padre, quello là, quello sì, quello che è morto da poco, sì, gli hanno tagliato la testa, sì, quello là, quello sì. E tu? Ho combattuto come un divo. Mi hai dato una rosa? Ma io? Sì, ma io? Ma come, non ti ricordi? No, nel senso, solo una? Cioè, cara, io ti riempirei di rose e spille. Io devo andare. Costanza, lei vuole che lui si ricordi disperatamente di lei, ma lui niente, non si ricorda nulla perché ricordiamoci che Loras non presta attenzione a niente che non riguardi se stesso, quindi pace. Vabbè, a questo punto cosa stanno cercando di fare i Tyrell? Vogliono beccarsi Grande Inverno, come tutti al momento. E come farai mai a beccarti Grande Inverno? Cioè, ho le redini di Highgarden in vacanza. Convenientissimamente, mentre c'è una Stark, ma li facciamo sposare, cioè è facile. Quindi Sansa qui al momento ha una conversazione con Olenna, dove parlando di Loras, lei, la nonna, dice che Loras è un coglioncello che per dare retta all'amichetto suo, per poco non manda zampe all'aria tutta la famiglia. Stutizio, ma manco se glielo chiedi per cortesia in tutta la serie! Cioè, pure la nonna lo odia! Comunque, sto piano geniale, orchestrato da Olenna e per qualche strana ragione Varys, va avanti. E Loras invita Sansa a vederlo allenarsi. Ora vi sbloccherò un ricordo, raga. Siamo alla presenza di un personaggio che la mia mente aveva totalmente rimosso. Tanto è stato il trauma. Ve lo presento, eccolo qui, Olivier! Olivar. Olivier. Mi piace Olivar, quindi lo chiameremo Olivar. E chi è Olivar? Sempre nel mondo bello, nel mondo che segue i libri o magari anche la pallida imitazione dei libri, nessuno, cioè Olivar non esiste. E invece Olivar, comunque quando si inventano i personaggi nuovi, sempre sti nomi tipo Oliver, Olivar, Olly. Ed è Olivar, è colui con cui Loras si allena in più di un'attività. Io vi avverto, sto per andare in modalità Barlock di Morgoth e fare un casino, perché odio quello che sto per dire. Perché lui, Olivar, è il nuovo amante di Loras. A quanto pare sul test di Cioè sono usciti compatibili. E Loras, che fino a 2 puntate fa giurava vendetta per la morte dell'amato, ora è la rappresentazione fisica dell'espressione la vita va avanti. E io che non bestemmio mai, mi sto trattenendo con tutta me stessa. Ma porco Loras, no? Tu, ma ce l'hai un tratto positivo, uno? Un tratto che mi faccia pensare qualcosa di positivo su di te? Cioè, un tratto che non mi faccia pensare che tu sei semplicemente un superficiale stronzetto. Cioè, Loras non è così. Lui ama Rally, ma lo ama veramente. E quando uno è innamorato di una persona, cioè, non ti vai a scopare il primo coglione barra cogliona che passa. E ricordiamo pure che non è che loro si sono lasciati. Cioè, Rally è morto, Rally è stato ammazzato. Cioè, c'è il corpo che è ancora caldo, santo cielo. E tu vai con un altro. Cioè, io un po' veramente non. Cioè, veramente, io voglio conoscere uno a cui è piaciuto Loras nella serie. Cioè, vorrei veramente scambiarci due parole e chiedergli perché. Cioè, perché io veramente mi ricordo già che mi stava antipatico. Cioè, non mi è mai stato simpatico. Ma cazzo, facendo questo video ve lo giuro, lo odio fortissimo. Cioè, Ramsay è più sfaccettato. Cioè, una cosa positiva. Io non chiedo neanche più una cosa che c'è nel libro. Una cosa che mi faccia sembrare questo personaggio vagamente stratificato. Ma vagamente. Cioè, tipo, magari sì, è stronzo, però ama veramente ed è leale. No, manco questo. Ma per il Dio abissale, ma veramente. Che poi è pure deficiente. Che il coglione è uno di quelli che a letto parla, evidentemente uno di quelli che parla e basta. E siccome è deficiente, a Olivar gli dice tutto. Tutti i piani della sua famiglia gli dice. Perché facciamo capire che non è che Olenna magari lo sta semplicemente sottovalutando. Magari, sai, per creare una sorta di dinamica abbastanza interessante, no? Da sviluppare. No, no, facciamo capire che la nonna Ganza ha sempre ragione e che quel giorno forse era meglio che Mance Aleri si faceva una partita a scacchi invece che mettere al mondo sto spreco di spazio quale l'erede di Highgarden che probabilmente sarebbe crollato su se stesso con sto coglione come Lord. E dicevamo Loras, il loquace amante, pifferà tutto a Olivar. E come prevedibile, perché
che cosa poteva mai succedere, è una spia. E di chi? Di Petyr Baelish, ovviamente. Olivar è il prostituto di Baelish. E qui mi chiedono: quindi, chiunque può entrare a fare lo scudiero? Cioè, non serve tipo un pedigree? Vabbè, possiamo aggiustare la cosa dicendo che magari è stato Baelish a dargli una falsa identità. Ci può stare. Però c'è solo un problema: che non te lo dice nessuno! Come al solito, io, che non sono sceneggiatrice della serie, devo ricucire i buchi di trama per cercare di dargli un senso logico. Cioè, guardare il Trono di Spade non è un passatempo, è un lavoro, visto che devi scriverti da solo la sceneggiatura. Quindi Olivar, la spia, ovviamente spifferà tutto a Baelish, che, come previsto, sfonda del tutto il piano degli astutissimi Tyrell. E come lo fa? Dicendo a Cersei quello che aveva scoperto. E Cersei che cosa fa? Va a piangere da Tywin. Allora, Tywin che cosa fa? Ah sì? Tu vuoi fare la festa a me? E io faccio sposare Sansa a Tyrion. Tiè! Mica lo faccio, perché so che i piccoli di casa Stark sono già morti, che Robb sarà morto presto perché ho già organizzato le nozze rosse, e che Arya, l'altra figlia femmina, è probabilmente morta e che io quindi ora ho l'unica figlia legittima vivente di Lord Ned Stark e erediterà tutto quanto, tutto il nord con grande inverno. E chi si sposa Sansa avrà quindi grande inverno e io ho un figlio single che è molto d'accordo con questa cosa e io quindi li faccio sposare. No, no, è perché io devo fare un dispetto ai Tyrell. Devo commentare? Quindi a questo punto troviamo gli ignari promessi sposi, Loras e Sansa, che parlano. E lei, scordandosi che suo padre è stato decapitato tipo da pochissimo, che suo fratello è in guerra per andarla a liberare, che tutti e tre i suoi fratelli piccoli sono morti, lei cerca di flirtare con il sesto membro perduto degli One Direction che le ha appena scritto in direct. E lui, che non è interessato minimamente, in modo palese proprio, parla di quanto si sarebbe sempre voluto sposare per la grande festa e per il torneo annesso. È solo che poi gli viene in mente una cosa, che al matrimonio purtroppo c'è anche la sposa. Guarda, Loras, io lo so che è un problema, però purtroppo è quel giorno in due dovete stare. Mi dispiace, non hai tutte le attenzioni su di te. Ma soprattutto è scioccato quando la suddetta futura sposa, non sa la differenza tra brooch e pin, che dovrebbero essere spilla e fermaglio, insomma, fermaglio e spilla. Che io non ve so di la differenza, onestamente. Per questo, ahimè, io non sono compatibile con Loras. Sono una donna distrutta. Vabbè, a questo punto sussegue un dialogo che ve li fa odiare sempre di più, perché ci sta bene, tanto già lei ci sta sul cazzo, pure lui, quindi va bene così. Poi, i due piccioncini scoprono che per qualche assurdo motivo, loro non si sposano più. E che sarà successo? E che sarà successo, eh? Che sarà successo, Loras? Magari parliamo meno la prossima volta, ma lo dico, sai, per la tua famiglia magari. Vabbè, su come Sansa viene a sapere del suo matrimonio con Tyrion, lo vedremo ovviamente nel video dedicato a Sansa, ma sappiate che ovviamente non viene a saperlo in questo modo qui. Ritorniamo al coglione. Adesso il coglione è molto incazzato, capito? Pure. Perché si deve sposare con la Iena dei Sette Regni. Ma qui. Qui ragazzi ho riso fortissimo. C'è il matrimonio tra Sansa e Tyrion, dove Loras ovviamente partecipa, visto che è l'erede di Highgarden in vacanza. Ma durante la festa, la nonna Gansa lo prende per il culo, perché fra poco la sorella sarà anche sua nuora. Ma perché Olenna odia Loras? Cioè io me lo sono spiegato in due motivi. Uno è che ha capito che il loro piano è stato spifferato da Loras. Due, lo odia semplicemente. Gli sta antipatico. Sì, però perché? Mi volete spiegare una dinamica dentro sta famiglia? Cioè, non si capisce un cazzo. Cioè, allora, si capisce solo che Olenna ama Margaery e che odia tutti gli uomini
della sua famiglia, tutti, tutti, non ce n'è uno che si salva, tutti, mi sa manco il marito suo. E questa cosa non verrà mai spiegata, cioè lei lo prenderà per il culo costantemente, ma tu non saprai mai perché. Lei lo prende solo per il culo, perché è un coglione, e io posso essere d'accordo, però... Quindi qui, tramite questa cosa, scopriamo che Loras ha i Ganza Granny Issues. Oddio, forse ora mi sento un po' triste per Loras. Ripresa. Vediamo il libro. Terzo libro, A Storm of Swords. Dunque, Loras, che non è l'erede di Highgarden, Loras è il terzo figlio di Lord Mance Tyrell, come ho detto all'inizio del video. Quindi lui Highgarden lo vedrà col binocolo, perché prima di lui devono schioppare i primi due fratelli, quindi insomma, ciao! Non è che a Loras si frega tanto, va benissimo che lui, cioè lui non interessa prendersi Highgarden, e anche alla famiglia. E su questa cosa, secondo me, poi si è fondata il consiglio di Dito Corto di far diventare Loras parte della Guardia Reale, quindi della Kingsguard. Qui non sono sicura di quello che sto per dire, perché questa mossa di Dito Corto un po' non l'ho capita, devo essere sincera. Ma penso che il punto di questa di questa mossa fosse ingraziarsi di Tyrell, onestamente, nel senso, appunto, offre a i due figli minori comunque due posizioni importanti. Margaery diventerà regina e Loras diventerà parte della Guardia Reale, quindi se loro sono contenti, la famiglia è contenta, perciò la famiglia è molto più incline a seguire i consigli di chi gli ha proposto questa cosa. Quindi credo che questo sia stato forse il primo tassello su cui dopo Dito Corto ha montato tutto l'accordo con Olenna per organizzare quello che succederà poi alle Purple Wedding e quindi la morte di Joffrey. Penso che sia quello. Però fatemi sapere voi che ne pensate, o se nel libro viene specificato bene, che non me lo ricordo. Qui vediamo, ve lo accenno, ma poi dopo lo vediamo meglio, che appunto Loras è ancora distrutto dal dolore per la morte di Rally, e sarà proprio in questo libro dove dirà la bellissima frase: quando il sole tramonta, una candela non può sostituirlo. Mettete pausa per un minuto di silenzio alla caratterizzazione di Loras, è andata completamente ad Olidar. Io vi aspetto. Poi, siccome adesso hanno diviso il terzo libro in due parti, prima vi racconto la quarta serie e poi vi racconto un pochino più nel dettaglio delle cosine che succedono a Loras, perché non è che Loras faccia poi, nel senso, più di tanto a livello di azioni, però ci sono delle cose interessanti, ma prima vado avanti con la serie e poi continuiamo con il libro. Ah, ovviamente che ve lo dico a fare, Olivier non esiste. Grazie a tutti gli dei antichi e nuovi, quello affogato è Rlor. Grazie mille. E anche quelli, non lo so, anche se ci sono anche le divinità dei Dothraki, ringraziamo anche loro. Quindi, quarta stagione. La quarta stagione si apre con il bullismo di Olenna, che è sempre più pressante, perché la nonna Ganza fa i complimenti a Brienne per aver battuto il nipote in combattimento, chiamandolo, e cito, un silly little boy. Un ragazzino sciocco, capito? Un ragazzetto sciocchino, un cretino praticamente. Vi prego, qualcuno mi spieghi perché questa donna odia il nipote. Cioè, io onestamente penso che non lo conosceva fino a tutto questo tempo e l'ha avuto modo di conoscerlo solo tramite la serie, perché sennò tutto questo odio io non lo capisco, onestamente. Poi da una nonna al nipote, vabbè. Dunque, poi vediamo il silly little boy al matrimonio della sorella, dove succedono due cose, raga, che mi rimandano in mod Barlock di Morgoth, in proprio, ma non so quale delle due mi triggerà di più. Uno, Loras flirta con Oberyn. Cioè, pure con Oberyn. Ma questo è un problema, ragazzi. Andasse a parlare con uno bravo, questo c'ha un vuoto. Allora, il punto 2, qua ha una conversazione con Jamie, dove lui, Jamie, minaccia Loras, e come te sbagli, il problema è che Loras si deve sposare con Cersei. Why are we still here? Just to suffer. Cioè, mica discutono, perché Loras è convinto che Brienne abbia ucciso Rally e Jamie cerca di dissuaderlo, perché non gli sta bene che pensa questa cosa della sua nuova crush, ancora non lo sa, e gli dice di finirla. No, no, no! No, loro litigano perché lui deve perpetrare la sua relazione tossica
con la gemella. Raga, ma che problemi ci avete? Ma perché mandate avanti questa relazione che è totalmente destinata a finire in un modo o nell'altro? Cioè, nel senso, ma come puoi trasformarla in una storia, in una love story vera? Cioè, raga, ma state fuori di cervello proprio. Cioè, se ci fosse una minaccia, la minaccia dovrebbe essere per Brienne, che è quella che lo sta facendo cambiare. Perché abbiamo visto che tizio era prima Jamie, seguendo quel fiore delicato che è la sua pazza sorella, butta giù i ragazzini dalle torri. No, no, la continuiamo a difendere perché sì, perché boh, perché manco Jamie lo sa più perché la difende. Non pensate però mai, mai, non pensiate mai che Loras si tiri indietro da un confronto. Mai, ragazzi, mai. Perché quando Jamie gli dice: "Guarda, Cocco, che tu non sposerai mai Cersei", Loras risponde: "Neanche tu". Lui sa della relazione tra Jamie e Cersei. Considerando che il rumor che il re sia figlio di un incesto è praticamente cosa pubblica ormai, cioè Burn Loras, veramente, mamma mia, mi ha scottato, ma mi ha fatto male. Poi durante la festa c'è la rappresentazione fatta da questa compagnia, dove sono rappresentati ovviamente come macchiette i cinque re che hanno partecipato alla guerra dei cinque re, appunto, per far vedere che poi dopo Joffrey era il vincitore, insomma, che poi è rimasto lui. A questo punto vediamo un delicato Stannis che cavalca una Melisandre pugnalare il pupazzo di Renly, al che qui Loras a quanto pare si è improvvisamente ricordato che effettivamente c'era Renly, e quindi quando vede che Stannis uccide il pupazzo di Renly, e allora lui indignatissimo se ne va. Io nel senso posso capire il fatto che George Martin l'abbia scritto così, nel senso che Loras vede questa cosa e se ne va, perché Loras del libro lo farebbe, quindi probabilmente lui cerca di mandare avanti la caratterizzazione di quelli che sono i suoi personaggi, giustamente. Il problema è che con tutto quello che abbiamo visto, io onestamente posso avere il dubbio che magari Rally sia più preoccupato del fatto che a quanto pare il destriero che sta cavalcando il pupazzo di Rally non sia altro che una sua caricatura. Quindi tutto può essere a questo punto. La cosa che però di questa scelta, perché non mi ricordo, perché nel libro, siccome Rally è stato riabilitato il nome, lui non fa parte di queste macchiette e sicuramente non ci hanno messo Loras a fargli da cavallo. La cosa che un po' cioè è un po' troppo secondo me di questo è di questa scelta artistica, è il fatto che cioè tu stai rappresentando l'erede di Highgarden nella serie, ovviamente, che sta piegato in avanti, cavalcato da un altro. Ora, non è tanto il problema, vabbè, la concezione, quella appunto che ne abbiamo già parlato, è la concezione ovviamente dell'amore omosessuale a Westeros non è vista bene, quindi già quello. Ma due, a parte la scena, ma proprio il fatto che tu hai preso l'erede di una famiglia potente, l'altra più ricca dei sette regni, e lo stai trasformando in una macchietta. Cioè, ma come Tyrell, ma tu non ti incazzi di questa cosa qui? Cioè, perché i Tyrell non si incazzano di questa cosa? Probabilmente perché tutti odiano Loras come la nonna Ganza. Avrebbe senso, filerebbe tutto, sì, giusto. Poi vabbè, non è che nel corso della quarta stagione poi Loras faccia poi più di tanto, onestamente. Sappiamo che Cersei accetta alla fine di sposarlo, tipo, perché è un attimo un giro strano, perché tipo 14 giorni, no, 15 giorni dopo il matrimonio di Tommen e Margaery, che si sarebbe
verificato, si sarebbe fatto un mese dopo l'incoronazione, quindi tra un mese e 15 giorni. Ah, comunque una cosa, sta cosa che Cersei si deve sposare non ha senso, ancora non l'ho detto prima, ma non ha senso, adesso ne parliamo un attimo, fatemi spendere 2 minuti su sta cosa. Cioè, allora, Cersei, in quanto donna di Westeros e in quanto regina, ha già adempiuto al ruolo di dare figli al reame. Ce li ha i figli, ce ne ha tre, ce ne ha, adesso due, però c'aveva due maschi e una femmina. Quando poi è stato organizzato sto matrimonio, quindi c'aveva 3 figli. Ora Joffrey è morto, ma lei ora deve aspettare che Tommen diventi maggiorenne per mettersi a regnare da solo. Quindi lei ora sta facendo la regina reggente. Cioè, non è che se Loras se la sposa, allora lui diventa re, perché il re è Tommen. Cioè, non è che il re, il marito della regina consorte, diventa re. Cioè, il re già c'è perché Tommen è vivo e sta bene. Stiamo solo aspettando che lui diventi di maggiore età, ma in questo momento le decisioni le dovrebbe prendere la madre di Tommen. Tra l'altro, era l'unico momento in cui una donna in questo tipo di società poteva effettivamente stare da sola al potere senza un uomo, perché appunto se c'è il re, governa il re, cioè comanda lui, è più importante lui, se ci sono i figli. Comanda al figlio se è maggiorenne, e quindi la cosa è che aspetto che, cioè, se il figlio invece è minorenne, è piccolo, è l'unico momento in cui una donna può effettivamente in questa società regnare da sola. Cioè, un conto era che Cersei non aveva avuto figli, no? E quindi doveva per forza mettere al mondo un erede, quindi tocca trovare un consorte, tipo come è successo a Viserys, cioè sul fatto che comunque lui stava cercando questo figlio maschio, è morta Emma, comunque ci sta il fatto che si risposi per riprovarci, anche perché, cioè, se uno ha solo un figlio è un problema, perché se metti Rhaenyra moriva, poi era finita la dinastia, quindi comunque più figli al mondo doveva metterli. E quindi ha senso che Viserys si sposi in House of the Dragon. Eccomi che torno, per specificare che questo esempio che ho fatto adesso è ovviamente se Cersei fosse stata proprio la regina, nel senso se lei fosse nel caso tipo che era una Baratheon, quindi lei seguiva la dinastia Baratheon che sta adesso sul trono, ovviamente questo esempio sta in piedi, se no, no. Perché ovviamente lei è lì come regina perché è la moglie di Robert. Se Robert muore e lei è senza figli, lei se leva de culo e il trono sarebbe passato a Stannis. Oppure, se mettiamo il caso che appunto, che ne so, il re era Loras, pure lui appunto come Viserys non aveva i figli, allora si risposa per averne. Però, cioè, così non ha senso. Cioè, non è che Caterina de' Medici si è risposata nel momento in cui faceva la regina reggente dei suoi figli che erano piccoli. A cosa serve far sposare Loras e Cersei? Che poi pure un'altra cosa non ha senso, perché, cioè, se Loras è l'erede di Highgarden, chi cazzo ci rimane a Highgarden una volta che muore Mace? Forse, e dico forse, perché non sapevate che cosa far fare a Loras? Come risolvere a questo dilemma? Ma magari leggere il libro? Ok, dopo di questo vediamo Loras come si chiama? Al processo di Tyrion. E noi non sapremo mai se Loras effettivamente sa che è stata sua nonna a orchestrare la morte di Joffrey. Si accettano scommesse. Avrà mai la nonna Ganza Bulla detto i suoi piani malefici al figlio rincoglionito che va a dire tutto al primo amante che passa? Nel libro invece, ricordo che siamo sempre in A Storm of Source, Sansa ci fa sapere intanto che Loras è molto bello nella sua bella armatura bianca della Kingsguard, che il cui unico colore che c'è sopra è questa rosa che è una spilla a forma di rosa su delle foglie verdi, quindi appunto è l'unico colore che c'è. E un'altra cosa che è un ricordo che mi si è sbloccato è la spada di Loras, perché la spada di Loras è molto carina in realtà, perché ha il manico è fatto in l'elsa è fatta in pelle,
è in pelle bianca e il pomello è a forma di rosa, mi pare alabastro a forma di rosa. Cioè che è una cosa fighissima, nel senso, ma non ci hanno pensato a fare tutti i tipi di spade che ci sono? Cioè guarda che vendi una cifra, eh. Potevi fare tipo come le bacchette di Harry Potter, anche perché non è che c'è soltanto lungo artiglio come spada figa, ce ne sono anche altre, tipo, che ne so, c'è Ice. Ci sta, che ne so, Dark Sister, ce ne sta. Ah sì, vabbè, Dark Sister, manca l'abbiamo vista. Keeper anche è carina, no? Con il. Ma cioè, scusa, ma fallo bene, no? Faccelo vedere. Guarda che i nerd se lo comprano. Cioè, io, per esempio, mi sono. Io non. Non le spade perché mio padre non voleva, però io ho tipo del Signore degli Anelli un po' di cose, tipo il ciondolo di Arwen, cioè l'anello di Galadriel, di Harry Potter ho di tutto, tra cui tipo tre bacchette. Guarda che ci fai i soldi veri, cioè è vero che te li sei fatti i soldi, però ci stava bene. Comunque, Loras è presente al Purple Wedding, dove però non parla con Jamie. E perché? Perché Jamie non c'è ancora al. Ho un vuoto a King's Landing. Parliamo invece di una cosa molto interessante che non ha visto la luce nella serie, ossia il rapporto tra Loras e Jaime. Dunque, quando Jaime torna a King's Landing, appena entra nella città, praticamente Loras ordina di far arrestare Brienne e purtroppo ora come ora Jaime non può fare niente. Però riprende il suo compito, insomma, il suo ruolo nella Kingsguard, dove qui avrà parecchi scontri, diciamo, con Loras, soprattutto inizialmente, perché la loro relazione inizialmente è molto molto ostile. Jamie trova Loras un ragazzo arrogante e quindi non lo sopporta. Ma bisogna dire che quando Loras si aprirà con Jamie, parlandogli di Rally, allora lì in realtà in quel momento Jamie capisce che in realtà lui e Loras sono molto più simili di quello che pensava e che Loras gli ricorda molto se stesso in gioventù. E questo li porterà a sviluppare un'amicizia, una vera e propria amicizia tra i due, dove Jamie diventerà una sorta di mentore per Loras e Loras sarà un'altra di quelle figure importanti che porteranno Jamie alla redenzione, perché Loras, come Brienne, è uno dei personaggi che crede nei veri valori dell'essere un cavaliere e quindi diciamo che aiuta moltissimo Jamie nel suo viaggio, nel miglioramento, diciamo. E sarà proprio questa amicizia tra Loras e Jamie che farà cambiare idea a Loras riguardo a Brienne. E infatti poi avrà una conversazione con Brienne e in cui appunto poi alla fine la libera. Cioè io sono scioccata come si possa cambiare tutta questa dinamica anche molto interessante per Jamie ma anche per Loras in tu non avrai mai Cersei, ma neanche tu. Cioè voglio dire, ma perché dobbiamo. Cioè qua non si tratta neanche di asciugare la trama perché tu devi ritenere tutto dentro. Cioè è proprio che non ti interessa dei personaggi, di quello che raccontano, delle loro dinamiche, che è un peccato perché una storia non è fatta solo di momenti d'azione. Cioè il momento d'azione è il momento che poi dopo ti crea un picco di interesse, nel senso come pathos, no? Però in realtà la storia la fanno i personaggi. E la fanno i rapporti che ci sono tra i personaggi, perché se tu mi fai vedere bene il rapporto che c'è tra i personaggi, io quando poi questi vanno a combattere o fanno qualsiasi cosa, mi hype ancora di più. Cioè è più bello se tu ci metti dei veri rapporti tra di loro e non solo persone che se vanno e vengono e poi ci stanno guerre, esplosioni e draghi. Altre cosine che scopriamo in A Storm of Swords sono durante la riunione della Kingsguard nella White Sword Tower, giusto si chiama così? Sì, nella White Sword Tower, che è praticamente la torre dove c'è il dormitorio della Kingsguard, quindi loro dormono e si riuniscono lì. In questa riunione Loras praticamente dirà che secondo lui la morte di Joffrey è stata colpa di Sansa, proprio perché poi dopo lei è scappata. E qui noi non sappiamo se lui lo dice perché sa dei
delle trame della nonna, che non lo odia, spoiler, non lo odia, delle trame della nonna, oppure se semplicemente lui si basa su quello che ha visto, quindi è morto Joffrey, lei è sparita, sarà stata lei. Poi si scopre che sul campo di battaglia delle Acque Nere, questa è Loras che lo racconta Jaime, spoiler alert, non era Rally quello che era sul campo di battaglia, ma in realtà era il secondo fratello di Loras, ossia Garlan, che stava impersonificando Rally, perché l'armatura, siccome Garlan è più alto, più forte, più muscoloso di Loras, riusciva a mettersi l'armatura, perché sennò era troppo grande per Loras, quindi lui non ha potuto impersonificarlo. Un'altra cosa è che Loras, sempre a Jaime, dice, diciamo, della sorte della salma di Rally, quindi dice che è stato lui a prendere il corpo di Rally e a seppellirlo in un posto che conoscevano solo loro due, dai tempi, insomma, che lui faceva lo scudiero a Capotempesta. Mi chiedo a questo punto se ci sarà mai un personaggio che nella serie sia riportato almeno a un 5% di quello che è nel libro. Spoiler, no. Stagione 5, ci siamo quasi, raga. Io qua ve lo dico, sto per chiudere tutto, perché quando parlo di Book Loras provo anche tanta simpatia, è un personaggio, non è uno dei miei preferiti, però è un personaggio anche carino, che appunto ha delle dinamiche interessanti, cioè si giostra in dinamiche interessanti. E poi c'è lui, che all'inizio di questa stagione, prima va da Cersei, quando è morto Tywin, a dirgli che Tywin faceva paura. Così nonsense. Cioè, solo per essere poi ignorato da sta poraccia. Sì, sto avendo compassione per Cersei, pensa quanto mi sta a far male sta serie. Che già c'ha tanta a cui pensare al momento, che è morto il figlio, è morto il padre. Cioè, non te ci mette pure tu a dirmi la tua sulla vita di mio padre. Per cortesia, vattene a comprare una spilla nuova, ok? Poi, ragazzi. Poi c'è un grande ritorno. Anche se nessuno lo voleva. Olivar è qui! E sti due stanno a letto. Cuore, non ti merita. Non soffrire, non ti merita. Dove a quanto pare sti due ora vogliono scappare. Cosa? Cioè, tipo, vogliono andare a Dorne. Son cavolo. Cioè, ma dove credi di andare, erede di Highgarden? Cioè, non ti prendi neanche le tue responsabilità? Adesso siamo arrivati a questo punto? Cioè, raga, basta. Olenna ha ragione, io sono team nonna Ganzabulla. Ma poi, no, raga, cioè, si picchi altissimi. Mentre stanno a letto, quindi stanno nella camera, mentre lui si rotola nelle lenzuola insieme al suo amante, chi potrà mai entrare? Ma entra Margaery. Ma la privacy non esiste ai Garden, no? O magari, che ne so, magari si voleva unire a loro, visto che già c'hai i precedenti, praticamente. Ci stupirà, ma no. O forse, guarda, a questo punto avrei preferito, perché quando Olivier scappa, Margaery avverte suo fratello a stare un po' più attento a chi fa entrare nella sua camera per rotolarsi nel letto. Soprattutto considerando che, non lo so, la Red Keep è praticamente piena di spie. Ma Loras, che evidentemente non ha capito dove si trova, dice, risponde alla sorella: vabbè, ma chi se ne frega, tanto già parlano di me. Ma io, boh, cioè, uno più deficiente, no? Credo che non ci sia in tutta la serie. E non è un bel record, Loras, anche perché ce ne sono tanti dei deficienti dentro sta serie. Ma tu penso che sei il re, finora è l'imbattuto. Oh, ma poi, raga, la conversazione peggiora, lo so che non pensate, ma la conversazione peggiora. Perché a un certo punto Loras si trova a canzonare la sorella, perché sul fatto che adesso Margaery dovrà sopportare per sempre, insomma, anche la suocera. Perché visto che è morto Tywin, ora lui e Cersei non si devono più sposare. Ma perché? Cioè, raga, ma che Tywin è stato ridotto a pretesto di trama, praticamente. Cioè, prima è il migliore amico di Roose, per cui lui è l'unica ragione per la quale i Lannister gli frega dei Bolton, anche se gli hanno fatto vincere la guerra, praticamente. E mo è l'unico motivo per cui la figlia si deve sposare con Loras. Ma io non sto capendo il senso. Cioè,
Ma non ha senso, cioè se c'è un accordo tra le famiglie, l'accordo va avanti, cioè non è che Loras si doveva sposare con Tywin, che ovviamente se è morto per forza di cose non si può più sposare con Loras, quindi l'accordo è scemato, ma io non ho mai sentito di coppie nobili, ma anche nella storia, che non si sono sposati perché i genitori sono morti, cioè nel senso, alla peggio. Non ti sposi quando ti devi sposare, ti sposi dopo, ma se l'accordo c'è, l'accordo resta in piedi. Cioè, perché? Perché non si dovrebbero sposare? Perché non aveva senso sto matrimonio. C'era l'unico motivo per cui dovevano, a nonsense, tenersi lì Loras. Perché doveva fare l'erede in vacanza, perché sennò Loras non ci poteva star lì. E quindi che fai? Lo faccio sposare con Cersei. Per poi dopo nonsense, no, è morto Tywin, mi dispiace, quindi non si può più fare. Ma che te frega? Cioè, lei è viva. Cioè, io non capisco come gli sembra più sensato fare, montare su tutto sto teatrino e poi buttarlo giù tutto sto teatrino, rispetto a effettivamente rendere Loras una Kingsguard che ti leva un sacco di problemi. Ma un sacco proprio, anche soltanto d'inventiva. Cioè, se non ti va di leggere il libro, assumi qualcuno che lo legge per te. Sicuramente qualcuno lo trovi che si fa pagare per leggere, credimi. Vabbè, dopo questa cosa nonsense, Loras partecipa al matrimonio di Tommen e Margaery. E qui però, plot twist, praticamente a un certo punto Loras viene bloccato da Lance Lannister, che ora è diventato un fratino della fede, a quanto pare, e che gli dice, mentre lo ferma, che lui ha tradito la legge degli dèi e degli uomini, ok? Ma soprattutto, chi è che ha organizzato sto bel teatrino? È stata Cersei. E perché? Perché è stata Cersei? Perché così così, in questo modo, sta minando l'autorità di Margaery a palazzo, che è appena diventata regina. Ma cosa mini? Che cosa stai minando? Non stai minando nulla, Cersei, cuore, non stai facendo un cazzo, stai soltanto mettendo in prigione un tizio. Cioè, Loras non ha assolutamente nessuna posizione all'interno del castello, non ha una posizione. Lui qui sta qui per un motivo X. Perché è il fratello di Margaery, ok? Però lui a livello di potere all'interno non è nessuno, perché lui è l'erede di Highgarden, che in questo momento sta scopando in giro, ma non è nessuno lui adesso per la sorella, a parte il fratello, ma lui è in dinamica di potere, non fa un cazzo, cioè vale veramente come il due de coppe quando regna a bastoni. Cioè, non essendo una Kingsguard, e neanche essendo, che ne so, neanche fa parte del concilio ristretto, lui non fa niente, lui è lì come ospite praticamente. Cioè, a livello di posizione, togliersi dai coglioni Loras a Margaery, probabilmente in questo momento gli fa un favore, scherzo, però, cioè, nel senso, a livello di posizione di Margaery, non le fa un cazzo perché non è un alleato utile, non è nessuno, non la protegge, non l'aiuta nelle decisioni importanti, è suo fratello che sta in giro con Olivar. Ma poi, a quanto pare, Cersei che non ha capito che mettere dei lord in prigione così da Ned, lei non ha capito che non è proprio una mossa figa, lo rifà. Il punto è che ora, se la serie fosse fatta bene, come è successo con Ned, cioè che il nord si rivolta, l'altopiano si dovrebbe rivoltare uguale, perché tu gli hai messo in prigione, o almeno i Tyrell, perché tu gli hai messo in prigione l'erede. Capito? È assurdo secondo me che mettono in gabbia l'erede di una delle famiglie più importanti dei Sette Regni, e non c'è assolutamente nessuna ripercussione a livello politico, cioè nessuno neanche ne parla di politica, di politica, cioè, parlo di politica, cioè non è Margaery che viene minata, è l'altopiano e i Tyrell che vengono minati, non Margaery. Cazzo mini, Cersei. Poi guarda, quando dicono che sta serie è scritta da Dio, Madonna quanto mi fa incazzà, perché non c'è una cosa che abbia senso. Comunque, a quanto pare, manco l'autorità del re riesce a salvare sto coglione. Quindi Margaery si ritrova a dover scrivere all'unica di sta famiglia che fa qualcosa col senso, ossia la nonna Ganza. Cioè, raga, non è che Olenna nella serie sia sto mostro d'ingegno, eh? Cioè,
e che a confronto tutta la sua famiglia è una massa di deficienti, cioè vince a mani basse, non c'è competizione. Poi vabbè, ci sono interrogatori nonsense, dove appunto gli chiedono a Loras di Rally, dove gli chiedono degli altri amanti, lui nega tutto, mi fa ridere, mi spezza, perché inizia la serie letteralmente come vabbè, ma non fa niente anche se mi vedono, tanto ormai già lo sanno, e ora nega. Vabbè, è vero che uno deve negare fino alla fine, d'accordo, quindi lui nega e si ritrova dove nega pure Marjorie. Ma purtroppo l'altopassero ha un testimone attendibile. E chi sarà mai sto testimone attendibile che non mi aspettavo che sarebbe tornato a un certo punto a rompere i coglioni? Ma Olivar, ovviamente! Cioè, io adesso dovrei essere sconvolta, cioè che lo scagnozzo di Peter non lo ama mi dovrebbe sconvolgere sta cosa. Lo so da tre serie che c'è lo scagnozzo in camera, cioè o me lo fai scoprire ora che almeno faccio what the fuck, ma cioè se no non è che è proprio una sorpresa. E ora mi fa ridere perché adesso il coglione si incazza e quindi cerca di attaccare Olivar, ma viene fermato da due o tre frati e niente, viene portato via. Io penso che questa serie si commenti da sola. Poi vediamo il libro per tirarci sul morale. Mi sembrerà strano, ma Loras non fa questo nel quarto libro, come sempre, cioè nel senso. Quindi qui becchiamo nel libro Loras che è con Jamie alla veglia per Tywin, cioè sta vicino a Jamie perché lui fa le cose con Jamie, non con Cersei. Che tra l'altro a Cersei lui sta pure sulle palle. Ma la cosa importante qui è che Loras sta istruendo e acculturando i giovani alla storia della Kingsguard e inoltre sta anche allenando Tommen. Infatti i due diciamo che instaurano anche un'amicizia molto carina in cui Tommen è molto ammira molto Loras e quindi insomma passano molto tempo insieme, si allenano e poi Loras spende molto tempo anche con la sorella perché appunto essendo Kingsguard sta intorno al re e alla regina, quindi insomma vediamo questa vita quotidiana. Un'altra cosa è che quando Jamie lascia a Prato del Re per andare nelle Riverlands lascia il comando della Kingsguard proprio a Loras, quindi qui appunto si conferma non solo la loro amicizia ma anche la bravura di Loras e quanto anche Jamie l'abbia vista. Ovviamente questa scelta qui che ve lo dico a fare fa incazzare molto Cersei e ha ragione effettivamente a incazzarsi perché così Tyrell ora così stanno prendendo il potere effettivo, perché abbiamo la regina che è Tyrell, mo anche il capo della guardia reale è Tyrell, cioè questi qua veramente si stanno a prende tutto. Non mi ricordo neanche se Mance fa parte del concilio ristretto, ma se fa parte del concilio ristretto è un casino, cioè sono ovunque praticamente, quindi è chiaro che si incazza, cioè adesso se succede qualcosa a uno di loro tu mini la loro potenza perché te li togli, no? Poi la cosa diciamo d'azione che succede qui è che Euron Greyjoy con la sua armata è andato ha conquistato Roccia del Drago e quindi c'è tutto il pezzo che devono capire come devono comportarsi, nel senso che dobbiamo fare, ce l'andiamo a riprendere. Il problema è che Cersei non vuole usare la flotta di Lord Redwyne, i Redwyne sono un'altra famiglia dell'altopiano, ma comunque Loras decide che sarebbe andato lo stesso, quindi lui si propone, cioè si offre volontario per andare a Dragonstone e riesce appunto a mettere in piedi un esercito e si imbarca sulla flotta del grande ammiraglio Lord Orain, credo si dica Orain, Orain Waters, che è il bastardo di Driftmark. E qui facciamo un saluto caloroso ai Valerion che, come gli Hightower nella serie del Trono di Spade, sono stati completamente tagliati, cioè non sai neanche chi sono. Comunque, proprio da questo personaggio noi scopriamo che cosa è successo a Dragonstone. Praticamente, dopo che il castellano di Stannis, che era barricato dentro a Dragonstone, si chiama Sir Roland Storm, ha negato, insomma, si è rifiutato di combattere con Loras per singolar tenzone, allora
ha deciso, praticamente Loras ha mandato avanti poi l'esercito, e questa battaglia è stata piena di feriti, cioè comunque è stata molto cruenta, e Loras stesso a quanto pare è stato ferito gravemente non solo dal combattimento, ma anche perché gli è stato versato dell'olio bollente addosso. E qui Cersei non ha ancora la conferma che sia proprio vero vero, ma lei sta pregando chiunque, cioè qualsiasi entità per cui questa cosa qui sia vera, perché almeno se ne toglie uno, perché così tu non puoi far arrabbiare la famiglia, cioè durante le guerre purtroppo le persone muoiono e se un membro di una famiglia importante muore durante una battaglia e Cersei è innocente, che cosa c'entra? E quindi così me ne sono levata uno, ma non ho nessuna ripercussione. Così te levi la gente. Concludiamo con la sesta serie. È quasi finita, resistete. Qui vediamo che Loras è stato torturato, perché ormai, insomma, dopo il trattamento di Theon, a loro gli è piaciuto, quindi sì, facciamo torturare pure Loras. E quindi lo vediamo a un certo punto che parla con Margaery, che lei cerca ancora, insomma, di cercare un modo per tirarlo fuori, ma lui adesso dice, guarda, non me ne frega più niente, purché finisca io gli dico che c'hanno ragione e basta, non mi interessa più niente, voglio che questo finisca, e va bene. Soltanto che Margaery gli prepara un discorso, così probabilmente perché è talmente deficiente che avrebbe detto qualcosa di sbagliato, e quindi dice, te lo faccio io, non fidate. Quindi gli prepara questo discorso, e che a quanto pare davanti all'altopassero va anche abbastanza bene. C'è soltanto un momento in cui, quando nomina appunto Rally, perché stava dicendo che lui sì, effettivamente aveva delle relazioni con uomini, quando parla di Rally, non lo so, fa un singhiozzo o qualcosa così. E quindi lì l'altopassero non è molto convinto che Loras stia dicendo la verità e si gira a guardare Margaery, come per dire, che cosa hai fatto? Ma lei niente, poi anche lei mo è timorata di Dio, quindi. E poi però Loras va avanti nel suo racconto, sì, sono stato anche con altri uomini, e a quanto pare l'altopassero è contento, quindi gli crede, boh, non lo so, forse volevano mettere un po' di pathos per nulla, però ok. Sì, perché non ho capito la dinamica del si è veramente pentito oppure no, cioè comunque tanto ti sta confessando, quindi che si sia pentito oppure no, ormai sta dicendo a tutti quello che è successo. Boh, non lo so, non mi è stata molto chiara sta situazione. Comunque, dopo che lui ha confessato, praticamente niente, Highgarden perde ufficialmente l'unico erede che c'hanno, perché lui viene spogliato da tutti i suoi diritti, diciamo, sì, i suoi diritti, e viene fatto frate, quindi lo fermano e gli fanno la bruciatura in fronte, gli imprimono col fuoco la stella a 5 punte, ok, così, mentre Margaery e il padre di Margaery guardano, direi non poco sconvolti sta cosa, ma vabbè, ormai è andata. E quindi niente, con questo possiamo dire addio ufficialmente all'erede di Highgarden. Guardate, a questo punto non ho neanche il tempo di lamentarmi, perché grazie a tutti gli dèi, Cersei ci viene in soccorso e fa zompare per aria la famiglia più rincoglionita che i Sette Regni abbia mai visto. Addio, Sho Loras, non ci mancherai. Ha portato a questa serie soltanto un viziatello, senza talento, senza cervello, che si riesce anche a far fermare da tre frati. Complimenti, Loras. Se volevano fare una critica sociale, non ci siete riusciti. Comunque, concludiamo con A Dance with Dragons. Non c'è in realtà molto, molto da dire, perché sappiamo soltanto dal punto di vista di Cersei imprigionata che a quanto pare Loras risulta essere morto. Mance Tyrell ci dice anche che i suoi uomini sono riusciti a entrare poi a Dragonstone, che però praticamente all'interno non ha più niente, è l'unica cosa che dicono, che non ci sono gioielli, pietre e le uova di drago. E niente, però diciamo che ancora non è che è proprio sicuro che Loras sia morto, quindi in realtà al momento dobbiamo aspettare The Winds of Winter per sapere le sue sorti. Che dire, Loras è stato distrutto veramente dal primo momento
che è entrato in questo telefilm. Cioè, niente è stato riportato in modo corretto, ma proprio niente. Probabilmente sì, solo sì, sì, devo dire, solo il suo nome. E però non basta, sceneggiatori, non mi basta che c'è uno che vada in giro a dire che si chiama Laura Styrell se poi non si comporta come Laura Styrell. Io dico, come puoi leggere comunque la caratterizzazione di Loras nel libro e scervellarti per creare quest'altra storyline? Cioè, ma come puoi mettere sul piatto della bilancia queste due caratterizzazioni e scegliere quella che poi avete scelto? Cioè, non ha senso. Perché? Cioè, mi piacerebbe tanto chiedere, dico, ma quel giorno, quando vi siete messi a parlare di Loras, ma che eravate bevuti? Che è successo? Cioè, stavi a fare una critica sociale a un, non so, tipo, a un bullo a scuola? È l'unica cosa che mi viene in mente, perché boh. Cioè, a questo punto, appunto, per chi dice che noi che leggiamo il libro siamo eccessivi, siamo troppo pignoli, cioè, non è questione di essere pignolo. Cioè, io non mi arrabbio se, che ne so, nel caso di Bran, che il suo aspetto non è, diciamo, non è una caratteristica fondamentale per il suo personaggio, a me non mi interessa se tu hai scelto Isaac Hempstead Wright, che non ha i colori di Bran, perché Bran è rosso, ha i capelli rossi con gli occhi azzurri. Invece mi hai preso questo ragazzo che ha più i colori di casa Stark, ma non mi interessa, sembra uno Stark, va benissimo. Cioè, non è che sono cose stupide, cioè qui proprio si tratta del fatto che tu prendi un personaggio che comunque uno ha letto il libro, comunque ci si è affezionato, comunque fa parte di determinate situazioni e tu me lo sminchi totalmente, cioè senza senso, cioè me lo fai diventare antipatico, me lo fai diventare inutile, me lo fai diventare un cretino, me lo fai diventare proprio uno che non si rende conto di quello che ha intorno quando fa parte di una delle famiglie più furbe che ci sia nei sette regni. Cioè, sono loro, penso, cioè sono penso più di loro soltanto i Martell, perché sono imbattibili, ma dopo i Martell ci stanno loro, cioè io non credo che ce ne sono altri. Poi, anche perché io non mi spiego una cosa, cioè posso capire se tu magari devi tagliare delle cose su, che ne so, io non sono d'accordo, però che ne so, Daenerys che ha tanti capitoli, Jon che ha tanti capitoli, Arya che ha tanti capitoli, ma Loras non ti prende spazio, cioè Loras c'è poco, raga, veramente, nel senso, avete visto, negli ultimi due libri c'è pochissimo, cioè che fastidio ti dà metterlo lì? Che problema c'è? Cioè, non riesco a capire perché ti devi scervellare e metterlo anche di più rispetto a quello che dovrebbe essere. Cioè, un personaggio secondario che non ha il punto di vista, perché lo sminchi? Ora penso che, arrivati alla fine, qualcuno, spero, che qualcuno sarà d'accordo con me quando dico che Loras alla fine dei giochi o te lo scordi o lo odi. Non c'è nessuno che parla in modo positivo di questo ragazzo, è praticamente considerato, cioè in realtà considerato sopravvalutato, no, nel senso non è proprio considerato da nessuno, è preso in giro in continuazione anche dalla sua stessa nonna. Visto questo, se la tira a caso, è arrogante, è egocentrico e poi è pure un puttaniere. E onestamente quando muore non provi nulla. Oh, e io che pensavo che Stannis era il peggio finora. Penso che per me l'uomo da battere è Loras a questo punto. Siamo arrivati alla fine di questo nuovo video. Lasciatevi pure andare nei commenti e fatemi sapere la vostra su Loras Tyrell. Aggiungete ovviamente se ho tralasciato qualcosa, se ho sbagliato qualcosa. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti. Anche oggi qui termina il mio sproloquio e spero di non avervi annoiato. Come al solito vi ricordo che se avete teorie di cui vogliamo parlare, personaggi che vogliamo analizzare, nuove rubriche da creare o scene della serie che vi hanno fatto altamente cagare, sotto scrivetemi tutto e poi mi metterò al lavoro per creare altri video. Poi, se volete, senza impegno, potete anche seguirmi su Instagram. E se vi scappa anche lasciarmi un like, mi fareste tanto contenta. Ad ogni modo, anche oggi io qui mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao! Però in questo momento qui, Loras deve giostrare contro Gregor Krieg. Suo padre è Lord suo padre è Lord, fa un caso, io Gregor Clegane non lo so dire, Gregor Clegane, ok?
Allora, il punto 2. Mi sono ciecata. Mentre vi racconto le vicende che resti. Sì. Ora piangerò. Ah no, non è vero. Vabbè, ci sta bene. Io piango perché non si può fare. Dei Tyrion. Io mi sono ciecata. Di protettore dell'altopiano, quindi Ward. Sì. Ok. Mannaggia che gesticolo, santo cielo. Vabbè, è andata così. Non ci pensa, già, non ci pensa.